Buonasera, buonasera. Martedì 31 agosto è l'ultimo giorno di agosto, sono le 20:38. Siamo in diretta in onda con David Parenzo. Buonasera, ciao, David. Ciao Concita, buonasera. E c'è con noi in studio stasera è tornato Matteo Renzi. Grazie Matteo buonasera. Di essere tornato con noi. Buonasera. Abbiamo tantissimi ospiti per una puntata che arriverà fin quasi a mezzanotte, in cui parleremo di tutte le notizie del giorno e della settimana che ci attende. La prima delle quali è l'annuncio del ministro Speranza della possibilità che ci si avvii verso una terza dose di vaccino. Questo naturalmente inasprirà e diciamo, non risolverà il problema della discussione in atto, molto molto accesa, diciamo, con il movimento Novax, No Green Pass, No Mask, che in un'escalation di violenza anche piuttosto preoccupante diciamo, fa molto parlare di sé. Da stanotte sono blindate le stazioni perché sono attese manifestazioni appunto contro l'obbligo del Green Pass per i trasporti che inizia da domani e quindi il ministro Lamorgese ha disposto, come dire, una vigilanza severa in alcune stazioni, ma insomma è un momento molto delicato e molto critico. Parleremo anche con il giornalista che è stato aggredito, che ci racconterà che cosa è successo, e insieme ad Alessandro Sallusti, che è collegato, buonasera Sallusti, discuteremo di tutto questo primo blocco, ma poi il primo blocco, diciamo, vaccinale, ma poi naturalmente Afghanistan. Parla il presidente Biden di nuovo stasera e avremo con noi Gerardo Greco e Francesca Mannocchi, con i quali discuteremo di tutta questa vicenda che in qualche modo, come dire, da una parte ci preoccupa perché l'arsenale americano è rimasto nelle mani dei talebani, dall'altra ci ingaggia nel tema dell'accoglienza, e di accoglienza parleremo anche con Luigi Manconi e Don Vincenzo Paglia. Al centro di questa lunghissima discussione sarà con noi il professor Ricciardi, che ci aiuterà in un tu per tu a capire dove stiamo andando sotto il profilo della questione vaccinale e quanto ci devono preoccupare queste tensioni che, insomma, francamente, è vero David, ci hanno ingaggiato in queste ultime ore, nel caso di David Parenzo anche personalmente. Un minuto di pubblicità e torniamo con voi. A tra poco. E allora buonasera e buon martedì, buonasera Concita De Gregorio. Buonasera Davide. Puntata lunga, come ci ha detto nell'anteprima. E allora benvenuto a Matteo Renzi. Buonasera. Benvenuto buonasera. Al direttore del quotidiano Libero Alessandro Sallusti. Il suo titolo di oggi è stato molto molto discusso in rete. Superato buonasera. Il limite, criminali no vax, dice il direttore con un editoriale che poi commenteremo. I mandanti sono i cattivi maestri, e ci farà la lista di chi sono i cattivi maestri. E poi Francesco Giovannetti, filmmaker di Repubblica, che è stato, suo malgrado ovviamente, protagonista di una delle tante vicende. Buonasera, ciao e grazie per essere con noi. È stato grazie aggredito nell'esercizio del suo mestiere mentre stava raccontando una delle tante manifestazioni di questi giorni, e ci racconterà tra poco esattamente il suo filmato, il suo racconto, l'abbiamo visto, ma dalla sua voce intanto come sta e che cosa esattamente è accaduto. Perché, e da qui partiamo subito con Renzi, nella giornata di oggi possiamo dire i Novax vanno alla guerra. Il ministro Lamorgese ha stabilito che nelle più importanti stazioni italiane ci saranno dei presidi di polizia. E direi, partiamo da qui e da questa massima allerta. Lei ha l'impressione che in questo momento una sparuta minoranza, perché tale si tratta, però rischia di mettere, secondo lei, sotto scacco davvero sia il sistema delle vaccinazioni, sia anche la sicurezza del paese? E poi diciamo qualcosa al cronista che è stato aggredito. Penso, come dice lei, che questa sia una sparuta minoranza, che di fronte alla sparuta minoranza si possa rispondere con nessun tipo di buonismo. Conosco Francesco Giovannetti dai tempi di Firenze, quando faceva lo stesso lavoro che sta facendo adesso a Roma. Mi ha sempre apprezzato la professionalità. Pensare che possa essere picchiato, non solo picchiato per la strada, ma da un collaboratore scolastico. Allora, la dico piatta, sì. Parenzo, la dico piatta. Per me quel collaboratore scolastico va licenziato. Punto. E si può fare, stando la legge? Certo che si può fare. Quando 3 anni fa una manifestante Notav ha, mi pare di ricordare, sputato o fatto qualcosa del genere, adesso non ricordo, comunque di un poliziotto, ha aggredito verbalmente sicuramente un poliziotto Notav a Torino. Io ero segretario del PD, il ministro della pubblica istruzione era Valeria Fedele. In una trasmissione io chiesi il licenziamento è stato fatto. Allora, pensare che nella scuola dove va mio figlio ci sia un collaboratore scolastico
che minaccia di tagliare la gola a un giornalista, e quando questo gli domanda, scusa, tagliare la gola, mi stai minacciando, lo cazzotti, per me è una cosa che vale il licenziamento. Non serve, cioè, per carità, se serve lo decide la Lamorgese, la scorta ai giornalisti, ai politici, tutto, ai virologi. Noi avremo Bassetti. Matteo Bassetti con noi alla scuola di formazione di Italia Viva domani l'altro, insieme ad altri tanti ospiti esterni al partito che vengono però a formare i giovani e a darci una mano. Bene, davanti a queste cose serve la linea dura. A un collaboratore scolastico mette le mani addosso a un giornalista? Smette non di può fare stare nella scuola. Ma scusi, io da genitore e da cittadino le dico che per me quello va a casa di corsa. E ha ragione Sallusti quando dice criminali Novax. Perché una cosa sono le idee, una cosa è che tu prendi a botte un giornalista, insegui un virologo, la sua famiglia, minacci i politici, è accaduto credo a Di Maio e a Bonaccini nella giornata oggi. Di oggi, se ho capito bene, o comunque a tanti altri, insomma, per me di fronte a quello che accade, linea dura, proprio senza alcun buonismo. E fai la lista, adesso ne parleremo, no? La lista sui social, ma andiamo un momento da Francesco Giovannetti. Intanto Francesco, come stai? Buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori, grazie Concita per la domanda. Tutto sommato sto bene, dai, un po' ammaccato ma in piedi. Mi sono stati riconosciuti 15 giorni di prognosi, un lieve trauma cranico e una sospetta microfrattura allo zigomo sinistro, per cui è necessario un ulteriore consulto medico da uno specialista maxillofacciale. Che dove hai preso il pugno, no? Hai preso il pugno in faccia, sulla sinistra? Il primo, perché quello è arrivato bene, ma poi ne sono seguiti molti altri. Io ne ho contati almeno 5-6, tutti che mirati alla testa, al volto. I primi due sono entrati bene perché mi ha preso completamente di sprovvista, poi ho iniziato a allontanarmi, a cercare di difendermi con le braccia. E le persone intorno, scusa Francesco, che dicevano? Le persone che hanno visto la scena, gli altri manifestanti, diciamo? Che hanno Guarda, fatto? David, io quello che ti posso dire è quello che ho visto dopo, perché in quegli istanti lì la mia unica preoccupazione era difendermi, cercare di parare i colpi che mi arrivavano. La sensazione che ho avuto è che tutte le persone siano rimaste completamente sorprese da quello che era successo e dalla rapidità con cui è successo. Ma ce lo puoi raccontare, scusa Francesco ti interrompo, ci puoi raccontare che cosa è successo immediatamente prima, cioè che cosa ha scatenato la rabbia di questa persona? Certo, allora la situazione va così: io arrivo circa un quarto alle 11 davanti al Ministero, l'inizio della manifestazione era previsto per le 11, avendo quel quarto d'ora di tempo a disposizione ho cercato di raccogliere più interviste e più voci possibili. Appena arrivato ho chiesto se fosse presente un portavoce o una portavoce del comitato, mi hanno fatto intervistare una persona, una professoressa di Pomezia, dopodiché avendo la voce, per così dire, ufficiale della protesta, ho anche cercato di aggiungere un po' di vox, parlare con le persone normali, gli insegnanti, il personale scolastico presente. Mi sono rivolto a un primo gruppetto di persone che mi ha risposto no, non siamo interessati. Io avevo chiesto c'è qualcuno disponibile a rilasciare qualche dichiarazione e fare un'intervista. Sono passato a un gruppetto successivo e questo gruppetto successivo, invece che dirmi no, mi ha chiesto ma te per chi lavori? Repubblica TV. E lì apriti cielo, un profluvio di insulti, in particolare rivolti e ai giornalisti come categoria, ma anche a Repubblica come testata. E insomma io a quel punto ho fatto partire la registrazione della telecamera. Lo sentite nel video, uno di loro si mette a farmi la lezione su qual è la differenza tra giornalisti e giornalisti impiegati, che è una citazione del film Forte Apache, che racconta la vicenda di Giancarlo Siani, un giornalista ucciso dalla camorra, e per come finisce la mia vicenda, ecco, è un po' anche surreale, no? Utilizzare proprio quel riferimento. In ogni caso, mentre inizia un po' di battibecco, ma comunque sempre civile, al netto degli insulti, la persona che poi mi ha aggredito mi rivolge una prima minaccia: girati, se non te ne vai io ti lascio lungo a terra. Una minaccia che io prendo anche, se vogliamo, in maniera
superficiale, con leggerezza, in maniera bonaria. Mi volto verso di lui, questo si sente nel video, gli dico: ma come, le minacce, siamo alle minacce? Un'altra persona di quel gruppetto intanto cerca di allontanarlo, lui. E questa persona, mentre viene allontanata, si rivolge a me, e di nuovo, rincarando la dose: non hai capito, se non te ne vai, io ti taglio la gola, mi mando il gesto. Ultima domanda, Francesco, hai parlato di un insegnante, la portavoce era una professoressa, questo signore era un collaboratore scolastico, speriamo, quindi stiamo parlando di un gruppo di persone che lavora nelle scuole, di educatori, diciamo. Mm. Ma infatti, Concita, questo è forse il motivo per cui tutto quello che mi è successo, nel senso che io sono arrivato lì, lo dico molto sinceramente, con leggerezza, non pensavo assolutamente di andare incontro a una situazione pericolosa, con dei rischi per la mia incolumità, come magari invece può capitare in altre situazioni, in altre manifestazioni. Beh, capito, è una manifestazione, non è Kabul, però, davanti al ministero, incredibile. Non è una leggerezza, scusa se ti contraddico, Francesco, ma una manifestazione davanti al ministero, dell'educazione, della pubblica istruzione, il ministero della scuola, vai ragazzi, con una telecamera. Queste sono le persone a cui affidiamo i nostri figli, naturalmente la stragrande maggioranza, la stragrandissima maggioranza non ha di questi problemi, ma se c'è uno che prende e mette le mani addosso a un giornalista, per me è passibile di licenziamento. Voglio vedere i sindacati come fanno a difendere ancora una volta chi fa dei gesti come quelli. Beh, che questa sua cosa che ci ha detto oggi è molto forte, vedrà che sarà fortemente criticata anche dal mondo della scuola, diciamo. Qui siamo in presenza di una vicenda incredibile. Le mani addosso a un giornalista. Ora, noi giornalisti e politici siamo abituati anche a stare nel ring verbale quotidianamente, ma una cosa è avere delle opinioni diverse, una cosa è passare alle vie di fatto, alle mani addosso. Vale per Bassetti, per altri virologi. Cioè, Bassetti è stato inseguito sotto casa. Saluti, con la famiglia. Certo. Sallusti, che ne pensa anche della proposta di Renzi di dire questo? Ci vuole segnale forte? Ma assolutamente sì, perché tutti noi credo siamo d'accordo che non è vero che tutti i Novax sono teppisti, ma è vero che questi teppisti sono tutti Novax, quindi il fatto che dei teppisti si stiano infiltrando o comunque prendano in mano il movimento Novax è una cosa che va stroncata sul nascere, perché senza voler esagerare anche alcune, come dire, epoche buie della nostra Repubblica sono nate più o meno così, cioè con delle minoranze che hanno preso in mano delle maggioranze. E a proposito di questo, io oggi faccio il paragone con i compagni che sbagliano, no? Negli anni del terrorismo all'inizio la sinistra diceva: vabbè, sì, questi sono nostri amici, però sono dei compagni che sbagliano. Il terrorismo, la lotta al terrorismo svoltò quando la sinistra passò dai compagni che sbagliano a riconoscere la pericolosità e la non compatibilità sociale di quei gruppi lì. Io credo che oggi la reazione sia stata della stampa in generale, ma anche della politica, al di là di qualche dichiarazione di facciata che ci sta ovviamente, sia stata, come dire, molto debole rispetto a questo. Mi sembra che, appunto, ma sì, sono dei compagni che sbagliano, i Novax non sono così, ma attenzione, se leggiamo oggi i social, soprattutto su quella piattaforma abbastanza difficile da infiltrare che è Telegram, c'è veramente da aver paura, cioè c'è chi minaccia di uccidere il ministro degli esteri oggi. Cioè, perché lo minaccia? Perché è favorevole ai vaccini? Cioè, è una china molto pericolosa. Allora, io mentre ringrazio Francesco Giovannetti, se hai altro da aggiungere, hai qualcosa da dire, oppure ti lasciamo libero, Francesco, ti salutiamo. Grazie, Concita. Grazie, no, grazie volevo molte. Solo, magari posso, ecco, per concludere, riagganciarmi a quello che ha appena detto il direttore Sallusti. Ecco, non bisogna abbassare la guardia, e forse quello che è successo a me, io spero di no, però ecco, non qualcuno vorrei che fosse soccorso solo soccorso dopo? Mi è rimasto sì, questo dubbio. Sì, le forze dell'ordine immediatamente sono intervenute, anche perché insomma la follia del gesto di quest'uomo è proprio mettermi le mani addosso con quella violenza ai piedi di un ministero erano schierate un plotone intero di forze dell'ordine, agenti di polizia. Ci sentiamo ancora, Francesco, ci teniamo in contatto, facci sapere. Ma che cosa ne pensa Matteo Renzi di questo paragone che fa Sallusti con i compagni che sbagliano, un po' ardito? Diciamo, sono due vicende molto diverse. Se il principio è quello di dire che ci vuole una reazione forte, posso capire
eviterei adesso di entrare nella discussione sugli anni 70 e tutto ciò che ha voluto dire per il nostro paese quella vicenda, insomma, altrimenti la allarghiamo troppo. Il punto centrale è che qui ci sono delle donne e degli uomini che non credono nei vaccini. Non è che nascono adesso, perché quando nel 2016-17 noi tentammo di allargare i vaccini, il numero dei vaccini obbligatori, anche da parte di realtà che adesso si sono profondamente trasformate e sono diventati fortunatamente Sivax, vi furono delle parole assurde. Con la ministra, cioè, Lorenzin, se non ricordo male. La ministra era Beatrice Lorenzin. Il decreto fu firmato quando al governo non c'ero già più io, ma c'era Paolo Gentiloni come presidente del Consiglio dei Ministri. Io ero il segretario del PD. Allora decidemmo tutti insieme di andare a dritto perché c'era una grande situazione di tensione. Voi ricorderete che alla Leopolda io invitai l'allora sconosciuto Roberto Burioni, che era stato minacciato, qui riprendo il paragone di Sallusti, un po' forzato, ma anche allora fu minacciato con una immagine delle Brigate Rosse dietro, cioè con un fotomontaggio di Burioni, sì, e dietro la stella a 5 punte. Allora ci furono delle persone che adesso hanno anche ruoli di responsabilità importanti che strizzarono l'occhio ai Novax. Oggi, 3 anni dopo, è tutto diverso. Primo punto, diciamo le cose come stanno. C'è bisogno di una terza dose, ci sarà bisogno. Perché per avere la meglio sul virus, che è una bestia complicata, siamo messi decisamente meglio rispetto a 6 mesi fa, a un anno fa, un anno e mezzo fa, perché abbiamo i vaccini. Stanno arrivando, se Dio vuole, i farmaci monoclonali, che sono un altro pezzo della strategia di difesa. Noi avremo anche il professor Rappuoli, che è un po' il padre dei monoclonali in Italia, su a Ponte di Legno. Però accanto a questo bisogna avere il coraggio di dire che poi serve una battaglia culturale. Tu vuoi dire che non ti vuoi vaccinare? Bene, non hai il Green Pass, non entri in determinati luoghi. Vuoi entrare in quei luoghi e bloccare i treni? Eh no, la paghi. Esatto, perché cioè, noi, questo è il Renzi, punto fondamentale. Guardi, sono perché due se no, mesi si fa buonismo. Che qui ci chiediamo obbligo o persuasione, no? Sono 2 mesi ed anzi, esatto, di più. Obbligo. Sono 2 mesi e mezzo. Ora basta. Cioè, perché abbiamo fatto tutto, non vuoi farti il vaccino. Non te lo fai il vaccino. A tuo rischio e pericolo, l'epidemia continuerà a colpire molto più i non vaccinati che i vaccinati, ma non hai alcun diritto di venire a rivendicare rispetto allo Stato, ai cittadini per bene, ai cittadini che rispettano le leggi. Per cui se tu non puoi prendere il treno, blocchi il treno negli altri. Ragazzi, però qui c'è ci vuole grande la forza tema pubblica. Che lo Stato non lo rende obbligatorio, dicono molti dei Novax, perché nessuno si assume la responsabilità. Anche ieri, no, con ma Gennaro, la responsabilità politica. Politica. Scusa, scusi Parenzo, sì, però, mi perdoni. Facciamo un esempio corretto, io sono per l'obbligo, come sapete sono per l'obbligatorietà, quindi vabbè, non è una novità. Però in questo caso stiamo andando su un settore che è quello della scuola e dell'educazione. Cioè quello che ha picchiato Giovannetti era uno che lavora nella scuola. Quindi lì c'è l'obbligatorietà. Tra l'altro, allora, c'è un altro aspetto molto, regge e non regge. C'è un altro aspetto sinistro che diciamo, citava il direttore Sallusti, Telegram. Telegram, come sapete, è un sistema di messaggistica molto meno permeabile rispetto a molti altri. Ci sono, per esempio, Anonymous e tante manifestazioni, diciamo così, flash mob che si organizzano su Telegram. Su Telegram in queste ore sono comparse, abbiamo visto prima questa immagine, per esempio questo fotomontaggio del processo di Norimberga in cui c'è anche l'immagine di Parenzo fra molti altri, questo no? Vedo Bassetti. Nomine non sul vigno, si verrebbe da dire, tra tanti scienziati. No, sì, veramente, tra essere messo vicino a Burioni, Draghi. Sembra un po' trova l'intruso, ecco, no? Esattamente, sì, vicino sì, a alcuni mi hanno messo. Senza battute, diciamo che lì però c'è non di c'è nuovo molto da ridere. Non c'è da ridere perché di nuovo il riferimento è a, in questo caso non più all'esperienza di Parenzo come virologo, non mi fiderei del Parenzo virologo, neanch'io, ma della, come dire, c'è un chiaro connotato antisemita che va a maggior ragione. E sono stati denunciati, guardi. Va a maggior ragione. Il processo di Norimberga, lo ricordiamo, insomma, descriviamo questa fotografia un momento, chi sono gli altri? Ma la foto è quella che si rifà al famoso processo di Norimberga del 1945 e hanno messo il professor Galli, poi ci sono io, c'è... Arcuri, Bassetti, ma il Presidente della Repubblica, Burioni, il Presidente della Repubblica, ragazzi, Mattarella. Allora non gli diamo importanza, pazzi, no? Non gli diamo importanza. Hanno denunciati. Non gli diamo importanza e denunciamoli, perché poi c'è anche questo tema, il famoso tema comunicati delle BR, cioè bisogna dare rilevanza o non dare rilevanza, tanto per restare nel tema degli anni 70. È una notizia o non è una notizia? Certo. Sono pochi o non sono pochi? L'altro giorno Senaldi diceva
il 30% dei non vaccinati sono comunque il primo partito del paese. Lei cosa ne pensa, Sallusti? No, anch'io penso che la maggior parte dei non vaccinati, io ne conosco molti, non siano vaccinati per questioni ideologiche, dogmatiche, non siano vaccinati per incoscienza, per paura, per furberia, ed è lì che bisogna lavorare per convincerli o in qualche modo costringerli, nel senso che se non hai il Green Pass non puoi accedere a una serie di servizi e quindi forse ti conviene averlo. Poi c'è uno zoccolo duro che invece tu potresti, ci potrebbe essere anche la prova definitiva, sacrale, che il vaccino non fa male, ma che non gli fai cambiare idea. È come far cambiare idea un terrapiattista, è come far cambiare. Allora il problema è tenere divise le due, queste due fazioni, ed evitare che la seconda prevarichi sulla prima e prenda il comando dell'operazione di proteste, perché le proteste sono tutte legittime, ci mancherebbe altro, siamo in democrazia, ma la protesta però non è spaccare la testa a un giornalista o a un virologo. Sì, e neanche in questo fare noi abbiamo una grande responsabilità. Perché Sallusti dice, il tema e neanche delle liste, fare le liste di proscrizione, il tema delle liste, indicare, additare il nemico, è un po' come invitare a sciogliere i cani, no? Cioè, sappiamo bene come vanno a finire queste cose, poi alla fine è troppo tardi per correre ai ripari. Forse ha ragione Renzi quando dice, diciamo, diamo un segnale prima. Beh, assolutamente sì, certo che è così. Allora, con Roberta, benvenuto, andiamo a vedere esattamente che cosa succede nel mondo Telegram e poi torniamo subito con Renzi e Sallusti. Vediamo, benvenuto. Che ne dite di far cagare sotto anche il governo? Dalle piazze alla virtualità e da Telegram che passa la violenza Novax. Mi taglia la gola! Cosa? Oggi la furia tocca direttamente Palazzo Chigi, al grido inondiamoli, con i recapiti di tutta la segreteria del Presidente del Consiglio. Il giorno prima era toccato all'infettivologo Bassetti e non solo a lui. Stiamo parlando di movimenti che sono sovversivi. Mi stanno chiamando da numeri, insultandomi, anch'io sono andato alla Digos, è terribile. La chat si chiama Basta Dittatura e ha organizzato la maggior parte delle proteste contro il Green Pass, anche quella capeggiata dal forza novista Giuliano Castellino, la stessa che il 25 luglio minacciava Luigi Di Maio. In queste ore ha avuto un'impennata di iscritti, arrivando a 42.000 membri. Sullo sfondo una svastica contro la dittatura sanitaria, a testimonianza che della storia hanno capito ben poco. Oggi la controprova, la caricatura del processo di Norimberga. Tra i volti Draghi, Mattarella, Galli, Burioni e anche il nostro David Parenzo. Più in alto una promessa, è solo l'inizio. Intanto annunciano il blocco delle principali stazioni ferroviarie. La polizia postale indaga mentre arrivano a 8 le persone identificate per le minacce via social a Matteo Bassetti. E ci ha raggiunti intanto in studio, bentornato, professor Ricciardi, Walter Ricciardi. Buonasera. Il presidente. Grazie. Della Federazione Mondiale della Sanità Pubblica, al quale, grazie per essere di nuovo con noi, io leggerei questa descrizione che il Viminale ha fatto, un identikit, una sorta di identikit del mondo Novax. Lo dico anche a Matteo Renzi e a Sallusti per commentarlo insieme. Allora, dice il Viminale, dice, è un movimento fluido, confluiscono diverse anime, ci sono quelli arrabbiati per la crisi economica dovuta alla pandemia, ci sono quelli che ne fanno una questione di libertà e che reagiscono male alla prescrizione ma non si rendono conto che esiste un confine fra lecito e illecito, poi ci sono quelli terrorizzati in buona fede dal vaccino, arrivando a quelli che sono convinti che gli verrà inoculato un microchip, e infine c'è l'ultradestra che cerca spazio. Questa è la descrizione del Viminale di questo movimento. Allora, molte anime, no? Molte persone, al netto dell'ultradestra che cerca spazio, però gli altri, diciamo, alcuni sono sinceramente anche convinti, no? E, professor Ricciardi, come ci si deve regolare di fronte... Ma io ho sentito le parole del senatore Renzi, prima sono d'accordo, c'è un 2-3% di irriducibili che non sono convincibili, però c'è una grande parte di persone che ha paura ed è condizionato. Stiamo vedendo
una strage in America di leader Novax che stanno morendo tutti, sia in ambito repubblicano, sia perché poi tra l'altro in America sono sovrappeso e sono diabetici, che è la categoria tipica che è predisposta alla polmonite virale. Per cui di fatto dobbiamo lavorare, io credo, con i medici di medicina generale soprattutto, per raggiungere le persone che non sono Novax ma sono esitanti, cioè hanno paura. Quelle io credo sono convincibili, però il Green Pass è uno strumento straordinario, perché di fatto, l'ho visto anche personalmente, una persona che ha paura, se in qualche modo è costretta ad affrontare la realtà, perché altrimenti non lavora, non si muove, non viaggia, allora la supera magari anche con la parola. Ma in qualche modo. Ma di fronte a questo tipo di rabbia, di fronte alla minaccia di bloccare le stazioni ferroviarie, di interrompere il pubblico servizio, no? Alla fine ne è un reato. Secondo lei si può ancora percorrere la strada della persuasione? No, io penso che in questo momento, per esempio, noi tutti noi stiamo ricevendo minacce dopo questa chat. Cioè, sono aumentate nelle ultime ore? Assolutamente, ormai dopo quella chat che ha detto, dato il mandato, io credo che sia un'istigazione a delinquere. Perché infatti perché ha parlato di terrorismo ieri, ti ricordi? Ma lì sta scritto proprio così, terrorizziamoli, sta scritto proprio così questa parola, terrorizziamoli, presidenti di regione, politici, medici, persone che in qualche modo hanno qualche forma di responsabilità, credo che quella sia una propria associazione e istigazione a delinquere. Allora, cambiamo un momento argomento, sì, ci torniamo. Posso dire soltanto per una cosa su questo prima di chiudere, poi ne riparlerete, ma ieri è morto un poliziotto di 58 anni che non si era vaccinato e che era Novax, lo aveva detto ai colleghi, è morto, cioè gli argomenti sono molto chiari, è morto. Anzi, noi diamo la solidarietà e la vicinanza e le condoglianze alla famiglia. La moglie lo ha ricordato. L'ex consigliere. C'è questo tweet di Salvini, molto curioso, in cui Salvini oggi dice: coronavirus, poliziotto muore a 58 anni, contagiato tra i migranti dell'hotspot di Taranto, i colleghi, cioè, ragazzi, però non cita che era un Novax. Non voglio buttarla in polemica politica con Salvini su questa roba. Punto centrale, molto semplice. È morto un poliziotto che non si era vaccinato. Se si fosse vaccinato, presumibilmente, probabilmente, poi c'è qui il professore, ci sono i professori che lo dicono, quantomeno il rischio di letalità sarebbe decisamente ridotto se non scomparso. A e B, sul Green Pass, Concita lo dicevamo prima, ma in Francia, la Francia, quando il 13 luglio, il 12 luglio Macron ha detto ragazzi, non ce n'è, qui si prende e si mette il Green Pass dappertutto, si è beccato la stessa protesta, perché sono organizzati allo stesso modo, riprendono i vecchi gilets jaunes, i gilet gialli che già avevano fatto dei numeri nel 2018-2019, sono andati a fare proteste, ma la Francia è diventata dal quinto, sesto paese in termini di ranking per vaccinazione al primo, perché è passato avanti a noi, alla Germania e a tutti gli altri. Quindi il Green Pass serve, e serve naturalmente la verità, cioè che se non ti vaccini, lo ha detto Mario Draghi molto chiaramente, rischi di morire molto di più che se non ti vaccini. Nelle terapie intensive in questo momento ci sono prevalentemente persone quasi esclusivamente, siamo al 99.7% di persone non vaccinate. È come quell'ingegnere, no? Diceva, cioè da passare un ponte sotto ci sono piragne e coccodrilli, dice ma questo ponte è sicuro? L'ingegnere ti dice al 99.9% sì, dice allora no, guarda, siccome non è sicuro al 100% vado a nuoto, ma sotto ci sono i piragne e coccodrilli. Questo è il punto fondamentale che la gente deve capire e sapere. Ecco, forse con l'ironia, chissà. E non so se basta, però. Sì, l'ironia sicuramente. Forse con l'ironia, è più convincente l'ironia dell'obbligo. Facciamo un passo avanti sulla politica, magari coinvolgendo anche così, poi cambiamo argomento. Liberiamo Renzi. Senta, Sallusti e poi Renzi, diventerà determinante Renzi per l'elezione del capo dello Stato, visto che siamo in pieno semestre bianco. E Renzi, con la sua pattuglia di parlamentari, potrebbe essere, come dire, centrale in quella parte. Anzi, potrebbe, lo è, lo sa anche lui. E quindi ci potrebbe anche dire chi sarà il prossimo capo dello Stato. Vorrebbe, o no? chi vorrebbe sarà, non ha la palla di vetro. Parliamo da Sallusti e facciamo, poi andiamo. Un nome secco e poi andiamo da Sallusti. Mi avete confuso con Paolo Fox. Sentiamo Sallusti che è meglio. Sentiamo Sallusti e poi facciamo una previsione. Sallusti, prego. Beh, stante l'attuale quadro politico è ovvio che Renzi è essenziale. Del resto Renzi ha dato le carte negli ultimi due o tre snodi della vita politica del paese, facendo e disfando governi, peraltro molto a sorpresa, e quindi la sua pattuglia di senatori e deputati
come dimostra anche stamattina uno studio pubblicato da un importante quotidiano, è assolutamente essenziale per spostare il baricentro tra un presidente, diciamo così, gradito al centrodestra a un presidente gradito al centrosinistra. La domanda gliel'avete già fatta voi, dubito che stasera ci dia delle anticipazioni. Allora proviamo a chiederle un'altra cosa, chi vince le elezioni a Roma? Bella domanda. Io credo che le amministrative le vincerà più il centrosinistra che il centrodestra. Anche in generale. A Roma pensa? A Roma non lo so. A Roma è la partita più aperta. Se io fossi romano voterei Carlo Calenda, senza dubbio. Al primo sono turno? Certo, beh, la speranza naturalmente è che, complicata naturalmente, che Calenda arrivi al secondo turno, anche perché se Calenda arrivasse, cosa complicata al secondo turno, però se lui ci arrivasse vincerebbe a mani basse il ballottaggio. Roma è una partita complicata, sono quattro candidati a Roma. C'è quello della destra, Michetti, la uscente, che comunque è dei 5 Stelle, Raggi, anche se i 5 Stelle sono allo sbando, oggi è saltata ieri è saltata la candidatura nel collegio di Primavalle dove avevano vinto col 34%, poi c'è il candidato del PD e del centrosinistra Gualtieri e c'è Calenda come candidato di espressione civica. Ma se la sinistra, Renzi, non dovesse vincere a Roma, poniamo che Gualtieri vada al ballottaggio ma non, per qualche ragione non vinca, secondo lei... questo per Letta sarebbe un problema, diciamo, di importanza capitale, no, o potrà andare avanti? No, guardate, io lo dicevo quando ero segretario del PD e tutte le volte che c'era un risultato di un'amministrativa c'era sempre una polemica. Non puoi prendere il segretario del PD, fargli vincere le primarie e poi dal giorno dopo metterlo in croce per qualsiasi risultato delle amministrative. Quindi non cambierà, secondo me, mia opinione, cambierà poco o niente nel panorama politico. Ci saranno tante trasmissioni prima delle elezioni amministrative, a Milano c'è Sala contro Bernardo con Sala favorito, a Torino è una partita a due importante da Milano Lorusso, da Milano è un candidato civico della destra, Lorusso è il capogruppo, è un ingegnere, capogruppo del comune di Torino del PD, poi c'è Bologna. Bologna e Napoli mi sembrano già andate a favore del centro-sinistra, la Calabria mi sembra già andata a favore del centro-destra. E Roma quindi passiamo al Quirinale. No, dico, io con Letta ho molti punti di differenziazione, le tasse, tassa successione, certe battaglie ideologiche fatte soltanto per il gusto di farle, vota 16 anni di il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza non è una battaglia ideologica, noi abbiamo detto, io ho scritto nel libro, il reddito di cittadinanza va abolito, prima dicevano tutti che il reddito di cittadinanza non si sarebbe toccato, fino alla fine della legislatura, io ho detto bene, ci facciamo un referendum, che... Per me parlare di referendum c'è anche un po' di sprezzo del pericolo, mettiamola così, visto i miei precedenti. Però una volta che abbiamo detto facciamo il referendum, alla scuola di Ponte di Legno presenteremo il quesito. Anche lei, ma quante cose facciamo invitato più ogni cosa che... Anche lei, Farenzo, lei può fare le elezioni. Quanto dura questa scuola? Siamo qui a lavorare, volentieri. Quante settimane dura questa scuola di Ponte? Dura tre giorni, ci sono 400 studenti. Date un piccolo incentivo per venire anche. No, faccia bravo lei. E allora niente, perché voi vi muovete solo con l'incentivo, entrambi, diciamo. Ma a me quando si parla di voi via la prego. No, però senti, per chiudere per molto meno però si faccio a me mi quereleresti tutti i giorni per molto meno. Salusti faccia fatica a tenere a bada i suoi colleghi, però per chiudere però la battuta dall'incentivo, scusate, l'incentivo va bene, il concetto è che concita, evitiamo questa i sussidi, mettiamola così, andiamo sul lavoro. Esatto. È bastato dire che vi sarebbe stato un quesito sul reddito di cittadinanza da portare a quesito referendario, cioè in altri termini è bastato dire ragazzi, sì, noi facciamo la raccolta firme per il referendum e improvvisamente tutti quelli che fino al giorno prima dicevano che il reddito di cittadinanza non si tocca, tutti hanno iniziato a dire no, no, però si può migliorare. Eh beh, quella è una cosa diversa di dire aboliamolo, sì, o miglioriamolo. Ma dire che si può migliorare non è la stessa cosa da dire non allora, si tocca. Coinvolgiamo Sallusti, si può migliorare, mentre il professor Ricciardi si gode questo no, spettacolo da una schifo. Poltrona di orina. Non può essere. Prego, Sallusti. No, dicevo, secondo me non può essere prima delle elezioni del Capo dello Stato, perché se Draghi vuole mantenere le sue chance, poi deciderà lui e ovviamente deciderete voi parlamentari se sarà o no il Capo dello Stato, ma fino a quel punto non può scontentare o addirittura umiliare una delle forze politiche che potrebbero essere tra i suoi grandi elettori. E qui torniamo al giusto, tema capitale. Torniamo al tema capitale. Ma lei pensa, Renzi, che Draghi possa effettivamente avere qualche chance per andare al Quirinale? Perché deve anche finire di lavorare, come direbbe semplicemente lei. Io penso che questo sia il tempo delle sorprese in politica.
Lei guardi la Germania, che conosce bene. La Germania era una partita nella quale la socialdemocrazia sembrava morta e sepolta per una serie di circostanze che sono un candidato della CDU non all'altezza, a mio sommesso avviso, peraltro con un problema legato alla vicenda delle alluvioni, la candidata dei Verdi che è andata in difficoltà. Adesso noi potremmo avere tra un mese un socialdemocratico alla guida della Germania. Due, guardiamo quello che è successo in America. Io non avrei detto mai che un presidente come Biden, non avrei mai immaginato che un presidente come Biden potesse seguire sulla linea del pensiamo prima a noi che non al resto del mondo, America first era lo slogan di Trump, non avrei mai immaginato che la gestione dell'Afghanistan fosse così negativa e deficitaria come è stata la gestione, certo, Biden. Perché? Perché dovevano accontentare i propri elettori. Allora, l'ho presa larga, arrivo alle vicende, potrei andare sulla Francia, sulla Spagna, su UK, vengo all'Italia. In Italia abbiamo un miracolo. Il paese è tornato ad avere credibilità internazionale. Qui lo dico, tanto non ce lo riconosce nessuno, grazie a chi sei mesi fa, un anno fa, ha fatto una crisi che allora sembrava impossibile da gestire. Abbiamo tolto Conte e abbiamo messo Draghi. L'Italia sta meglio. Sta meglio a livello economico. E quindi Draghi deve restare dov'è? Dopodiché Draghi ha due possibilità. Qui sono la palissiana. No. È chiaro che se dici Draghi può essere un presidente della Repubblica, astrattamente. Beh, certo, no, ma sì, molto concretamente, Renzi, se Draghi va a fare il presidente della Repubblica... Scusi, Renzi, se Draghi va a fare il presidente della Repubblica, bisogna tornare a votare. Perché ci vuole un altro... Diciamo che questo ragionamento ha una sua logica, formalmente si potrebbe fare il quarto governo della legislatura a norma di Costituzione, certo, però potrebbe, quando lei però politicamente dice se Draghi fa il Presidente della Repubblica è possibile che poi si vada a votare un anno prima, il suo ragionamento non farà vinza. Sì, e questo a chi converrebbe? Perché sempre bisogna andare a vedere, no? Ma guardi, io penso che il movente, però mi perdoni, non sia questo. Capisco che da attenti osservatori della vita parlamentare ne sappiate anche più di me su questo. Però la verità vera è qual è l'obiettivo dell'Italia. Se tu tieni Draghi, ci ragioniamo proprio esplicito, se Draghi va al Quirinale hai per 7 anni un signor Presidente della Repubblica che prosegue il mandato ottimo del Presidente Mattarella. Però magari il centrodestra vince le elezioni, questo non la spaventa in nessun caso. Se Draghi rimane a Palazzo Chigi, noto sarei per dire va male, ma ora facevo... Mi sforzavo di fare l'osservatore parlamentare. Vuole fare l'osservatore. Dall'altro lato, se Draghi fa il Presidente del Consiglio, abbiamo un Presidente del Consiglio che è molto autorevole in Europa quando, in quel 2022, che è un anno decisivo, apro e chiudo in 10 secondi una parentesi, il 2022 quello è l'anno in cui si danno le carte d'Europa, perché cambiano le regole sul patto di stabilità. Quindi lei cosa preferirebbe? Questo, senza scherzi, cosa preferirebbe lei? Quello che io preferisco lo dico a febbraio, come ovvio perché che sia. Perché uno, oggi ci vuole rispetto per Sergio Mattarella. No, ma lei può dire però che Draghi deve rimanere lì per gestire i soldi del recovery plan, eccetera. Due, ci vuole rispetto per Mario Draghi che sta facendo un grande lavoro. Quando arriveremo a febbraio discuteremo in Parlamento. Però è già una notizia il fatto che lei dica ne parliamo a febbraio. Adesso lo spieghiamo ai telespettatori. A perché febbraio è un po' tardi. È una notizia per perché lei potrebbe oggi dire. A febbraio è un po' tardi. Al Quirinale più tardi si inizia a parlarne, meglio. Questo è anche vero. Perché chi però entra Papa esce cardinale. Però tra parlarne e pensarci e non c'è lo Spirito c'è Santo differenza. Se ne parla a febbraio, ma ci si pensa oggi. Beh, c'è anche gente che parla senza pensare, quindi va bene. Questo è anche vero. Un minuto di pubblicità, salutiamo Matteo Renzi. Grazie a voi, grazie, a presto. Arrivederci, grazie mille, grazie prof, arrivederci. Naturalmente professor Ricciardi e il direttore Sallusti restano con noi per fare il grazie fuoco. Arrivederci. Il vaccino. Grazie, arrivederci. Grazie Renzi. Pubblicità. E allora torniamo a fare il fuoco sul vaccino, la terza dose, la novità di oggi, le novità che ci attendono da domani in avanti quando il Green Pass sarà obbligatorio per alcuni mezzi di trasporto e sono attese le manifestazioni dei Novax. Siamo ancora con il professor Walter Ricciardi e ci hanno raggiunto nel frattempo Emanuele Trevi, bentornato. Grazie, Emanuele. Grazie. E in attesa di entrare nella conversazione ancora il direttore Alessandro Sallusti, ma volevamo, Davide, io farle alcune domande specifiche proprio su questo, cioè la terza dose.
cose. Intanto, come mai improvvisamente, come si dice, out of the blue, da un momento all'altro viene fuori il ministro Speranza che dice sì, facciamo la terza dose? O era previsto? No, era oggetto di studio, e quello che adesso stiamo vedendo è che gli anziani, le persone fragili, vaccinate a gennaio-febbraio, stanno scemando, diciamo, nella loro protezione, per cui di fatto devono essere rafforzati. E alcuni paesi che non hanno fatto la terza dose stanno ricominciando a vedere focolai di infezione nelle residenze sanitarie assistenziali di persone vaccinate a gennaio-febbraio, che però, essendo fragili, certo, essendo anziane, non hanno quella capacità di risposta che hanno i giovani, per cui questa protezione può rimanere anche 9 mesi, 12 mesi persino. Quindi svanisce prima. Svanisce per loro prima, e quindi innanzitutto queste persone vanno riprotette rispetto a questa variante Delta, che è molto, molto più contagiosa, e oggi c'è uno studio inglese che ci dice che è anche molto più letale. Quindi non è solo più contagiosa, ma è anche più letale. E allora le prime persone che dobbiamo proteggere sono quelle che abbiamo protetto a gennaio-febbraio, quelle che stavano nelle residenze sanitarie. Ci sono 3,5 milioni di over 50 che ancora non sono vaccinati. Ecco, rispetto a questa categoria, che è una categoria a rischio, che cosa si può o si deve fare? Torniamo poi al tema dell'obbligo, poi sentiremo anche ovviamente Sallusti e il grande scrittore Trevi. Ma per questa categoria di persone, che sono tante, 3 milioni e passa di over 50, che si fa? A mio parere bisogna responsabilizzare i medici di medicina generale. Ogni italiano teoricamente è, diciamo, paziente di un medico di medicina generale. Il medico di medicina generale ha l'elenco e ha persino un software che gli consente di sapere quali tra i suoi 1500 pazienti non sono protetti, e in quel caso lo conosce, ci parla e addirittura gli fa direttamente. Ma anche portargli il vaccino a casa. In, certo, alcuni paesi stanno studiando questa cosa qui, che ti portano il vaccino a casa. Secondo lei è fattibile questo? Ma è già fatto in alcune parti d'Italia. Il problema è che non è generalizzato, cioè va generalizzato. Il problema è che i medici di medicina generale a tutt'oggi sono arrivati pochi vaccini, mentre invece questi li possono fare nei loro studi, e li possono fare per esempio per quei pazienti che non si possono muovere o pazienti che sono particolarmente lontani. Perché in area adesso rurale invece c'è disponibilità di vaccini. Adesso il problema della disponibilità non c'è, il problema perché di fatto ne abbiamo ordinati tanti, l'Europa ne ha ordinati tanti rendendo autosufficiente la popolazione, l'Europa è l'unica che li sta dando anche ad altri paesi. Sono 130 i paesi a cui l'Unione Europea ha dato vaccini. E la reputazione di AstraZeneca è stata ripristinata del tutto? Assolutamente, c'è stata una valutazione a posteriori che ha fatto vedere quanto sia un vaccino sicuro e efficace come gli altri. È un vaccino diverso rispetto a Pfizer e Moderna, è un vaccino a virus attenuati, e quindi ha qualche, diciamo, debolezza, nel senso che per esempio la rivaccinazione eterologa, una volta che uno ha fatto la vaccinazione a virus attenuati, è più conveniente fare quella. No, perché mi chiedevo, Davide, lei sa che molti che hanno fatto la prima dose di AstraZeneca poi hanno fatto appunto, sì, la seconda dose di un altro vaccino. In caso di terza dose si potrebbe rifare AstraZeneca? No, a questo punto è la terza dose, è opportuno farla come con i vaccini seconda genetici. Ma io a tutti quelli che ho avuto la possibilità di consigliare, quindi quelli a mRNA per, sì, intenderci, io gli ho detto, se avevano fatto la prima dose, questo diciamo in tempi non sospetti, e non avevano avuto alcun problema, di fare la seconda dose con AstraZeneca. In questo momento a queste persone direi fate un richiamo o con Pfizer o con Moderna, perché si è visto che questa vaccinazione eterologa o ibrida dà una protezione ancora più duratura. Professore, le faccio una domanda. Lei poco fa parlava di quelli che hanno paura di vaccinarsi, e sono tanti, ne abbiamo già parlato anche con Trevi in qualche occasione qui. E in questi giorni ci sono stati diversi casi di persone che hanno reso noto di avere avuto pericardite in conseguenza al vaccino. Questa è una cosa che fa moltissima impressione. Il pericardio, come sapete, è la membrana che avvolge il cuore, ed è, diciamo, anche simbolicamente, no? Fa paura, effettivamente. E intorno a queste notizie sono fiorite sacche di discussione e anche di sospetto nei confronti del vaccino. È un effetto collaterale così frequente? È letale? È preoccupante? È un effetto collaterale rarissimo, sia soltanto in persone giovani, assolutamente curabile, ma soprattutto le persone devono sapere che è molto più frequente la complicanza cardiaca, la complicanza respiratoria, ma anche la complicanza cardiaca in chi ha il Covid. Quindi qualsiasi effetto collaterale, anche rarissimo, è molto, molto, molto meno frequente rispetto a chi ha il Covid. Quello che stiamo vedendo con la variante Delta è che purtroppo il Covid sta colpendo in maniera forte anche i bambini piccoli. Sono morti già anche in Italia alcuni bambini, ne sono morti tanti. In Gran Bretagna hanno dovuto aumentare i centri clinici pediatrici di 15 volte. In Israele la stessa cosa. Quindi chi si può vaccinare è meglio che si vaccini, perché non solo
non ha gli effetti collaterali o li ha rarissimamente, ma comunque li ha molto meno nel momento in cui si vaccina. E anche tra i ragazzi, perché sì. Il professore diceva poco fa che c'è stato questo concerto. Sì, questo in pubblico, no? Sì, c'è stato un evento che ci ha veramente un po' colpito. In Cornovaglia, 3 settimane fa, c'è stato un concerto all'aperto con circa 50.000 ragazzi all'aperto. Sono stati contagiati tra i 5.000 e i 6.000 ragazzi. Cioè, questa variante Delta è così contagiosa che basta essere in un ambiente all'aperto, anche all'aperto, però uno vicino all'altro, e soprattutto come gli inglesi hanno fatto, senza mascherine, che di fatto quello è un elemento di contagio. Senta, noi domani avremo qui ospite il ministro della cultura Franceschini. Siccome inizia la mostra del cinema di Venezia, si riapre il cinema, il teatro, per fortuna ritornano a essere luoghi frequentati grazie al Green Pass. Però quando è che, ad esempio, il cinema potrà e anche i teatri potranno tornare, non dico a capienza 100%, però a essere dei luoghi, anche perché lì c'è un'economia, no? Un mondo che gira attorno. Anche perché con David, ci siamo detti tante volte, David, ma se uno ha il Green Pass, sì, quindi se si è vaccinato o è tamponato, quello è il problema, ed è così sicuro, perché non riempire a capienza normale? Quando sarà possibile farlo? Se sarà mai possibile farlo? Se no, cosa farlo? Serve? Allora, così lo facciamo vedere a Franceschini, che il però Green già Pass, lo sa. Forse. Utilizzato bene, è uno strumento che serve per riaprire praticamente tutto. Al 100%? Non al 100%, no. Perché di fatto quello che succede con questa variante Delta è che anche una persona vaccinata, che quindi ha avuto il Green Pass, o una persona guarita, che quindi ha avuto il Green Pass, una persona che ha un tampone negativo da 48 ore e quindi ha avuto il Green Pass, può essere infetta. Può essere infetta e contagiosa. No, certo. E quindi nel momento in cui sta in uno spazio chiuso, con quelle caratteristiche che vi ho descritto, se c'è una persona suscettibile lo può trasmettere. Quindi va benissimo, si possono riaprire praticamente tutte le attività, però bisogna continuare a vigilare. Soprattutto il Green Pass, secondo me, bisognerebbe rilasciarlo soltanto a ragion veduta, alle persone vaccinate, alle persone guarite, e limitare sempre di più nel momento in cui per secondo lei, me pian piano si arriverà a questo. Col passare del tempo non bisogna limitare, diciamo, il discorso dei tamponi, perché di fatto il tampone è il punto debole. Ci sta pensando il ministro Speranza a questo, perché questo è un bel cambiamento, no, diciamo. No, non in questo momento. In questo momento stiamo pensando a incrementare la copertura vaccinale, però a regime, per far sì che tutte le persone che stiano in un ambiente chiuso siano tranquille, devono sapere che il Green Pass è qualcosa che gli garantisce la sicurezza in quella attività. E oggi non è esattamente e oggi così. Ha dei punti vulnerabili. È vero che anche nelle sperimentazioni che sono state fatte non si ha zero infezione. Vediamo, vediamo insieme le regole che entrano in vigore da domani. Giusto. Sui trasporti nel servizio di Elena Testi, e allarghiamo la discussione a Trevi e Sallusti. Elena Testi. Dal 1 settembre dovrebbero arrivare i controllori dentro i mezzi pubblici cittadini. L'obiettivo è accertare chi indossa la mascherina e limitare la capienza all'80%. Ma ecco cosa ci dice chi l'autobus lo guida tutti i giorni. Non c'è la gente per controllare, perché è impossibile, no? Pieno di ignoranti, le carabine, mettere le mani addosso ai carabine. Ma chi controlla? Impossibile controllare. No, ma chi controlla? In fermata devi starci un'ora. Sugli autobus che distanziamento c'è? Non c'è il distanziamento sui mezzi. Ma non c'è passato, ma questa vettura non ci può essere. Obbligatorio sarà invece il Green Pass su Intercity, treni ad alta velocità, traghetti, aerei e bus a lunga percorrenza. Allora, attualmente noi, a parte il titolo di viaggio del biglietto, i passeggeri devono avere questa autocertificazione. Ma chi controllerà? Cioè, voi siete in grado di controllare tutti i Green Pass? Noi sì, noi come azienda sì. Cioè, non avete problemi? No, assolutamente no. Immaginiamo che dal 1 settembre il numero di persone che verrà da noi prima di prendere un treno sarà sicuramente maggiore. Voi che rischiate di diventare questi punti di tampone gratuito? Rischiamo la presenza massiva di utenti non vaccinati, perché hanno scelto di non vaccinarsi, verranno a richiedere il Green Pass e quindi l'elemento per accedere ai servizi. Allora, direttore Sallusti, e poi il premio Strega Trevi, che è tornato grazie a trovarci in studio. Allora, Sallusti, qual è il punto debole di tutta questa vicenda? Da domani, importante, il Green Pass sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Ma ci sono alcuni punti deboli. Prego.
Sì, sicuramente ci saranno dei punti deboli, ma tutto questo ambaradan è un work in progress. Cioè ogni volta si sperimentano delle cose e per vedere se funzionano o no, e laddove non funzionano si cambia strada. Ora, per esempio, per quanto riguarda il Green Pass sui trasporti, sugli aerei non vedo nessun problema, perché già oggi in aereo il posto è nominale. Devi presentare i documenti, devi fare una trafila, devi essere riconosciuto, e lo stesso vale di fatto sui treni a lunga percorrenza. Io li ho frequentati durante il lockdown, c'era un controllo, ci sono le prenotazioni, e sul trasporto pubblico urbano in effetti io non credo che sarà una passeggiata, perché è proprio come dire, il controllo sul trasporto pubblico urbano è quasi incompatibile col trasporto pubblico. Io non li vedo gli italiani aspettare che passano 5 bus prima di prendere il sesto, perché c'è un posto libero. Lì ci saranno dei problemi, ma i problemi sono fatti per essere risolti, quindi mano a mano che si presenteranno dei problemi, chi di dovere dovrà trovare delle soluzioni, perché quello di dire non funziona, non funziona, non funziona, siamo di fronte a delle cose non collaudate, quindi bisogna andare a collaudarle. Sì, c'è un po' questa tentazione di, anzi la tendenza, no? A criticare, a dire sempre no, vabbè, questo non si può fare, ogni nuova regola è una rottura di scatole, Emanuele Trevi, sembra sempre che ci sia qualcuno che ci sta dando fastidio. Cerchiamo sempre di... Noi abitiamo a Roma, ad esempio, che è una città nel bene e nel male, che è indizio di... è un po' una cartina di tornasole di tante cose. Ora, questo problema di attuabilità di queste norme, sempre, tutte le cose hanno delle cose che sono proprio situazioni di confine, che sono quelle vere. Allora, il controllore a Roma rischia, ma non dico l'incolumità fisica, rischia la vita per chiedere un biglietto o per impedire a dei teppisti di smontare o di dipingere come vogliono loro quello che succede. Questo è il problema vero, è questa cosa qui, dove arriva, perché per esempio se noi giriamo l'Europa, la Guardia Civile spagnola o la Gendarmeria, insomma in Francia, c'è un livello di, se ti pigliano nella metro senza biglietto, a torto o a ragione, è un brutto quarto d'ora, anche se te lo perdi, a me è successo, no, io non sono un tipo capace di scavalcare un tornello, no, è una cosa che... E quello è ha un peso. Ha un peso nella vita democratica e civile. Ora, io credo che questo sia il problema grave che, che si crei una parte di inermi ed una parte di persone che non si rendono conto bene. Perché io, per esempio, non penso che le 40.000 persone che si sono iscritte a questa chat di Telegram siano dei teppisti, ad esempio, però... Se noi non ci rendiamo conto che il solo fatto di partecipare a una cosa in cui si mettono numeri privati e indirizzi, questo a noi che abbiamo una certa età ricorda solo una cosa, che sono le Brigate Rosse. Cioè l'unica persona che deve sapere un indirizzo è la polizia, l'unica, diciamo, forma di potere che può sapere l'indirizzo di un privato cittadino, proprio questo in una regola democratica. Quindi diciamo che tutte queste cose che io sento, quando sento perché gli aeroporti, il direttore Sallusti citava gli aeroporti, il primo nella lista, gli aeroporti dopo l'11 settembre sono una cosa talmente sicura che lì quella vigliaccheria di mandare al diavolo il controllore, temo anche il controllore del Frecciarossa, non ci può essere. Sì, perché comunque hai ragione Emanuele Trevi. Un guaio tale ha ragione che nemmeno quando il dice più, in Italia. Allora, dobbiamo rispetto ad altri paesi, scusa, ti ridò subito la parola, però volevo riassumere che sono due cose diverse quelle che ha detto e molto importanti. Da una parte c'è un'abitudine, una consuetudine, diciamo, no? Di lasciar correre in qualche modo, aggiustare le cose. Per cui non c'hai il biglietto, vabbè, dai. Oppure, diciamo, eliminiamo il conflitto, andiamo. E dall'altra parte c'è una leggerezza enorme, perché questo confronto che tu facevi con le Brigate Rosse, cioè i nomi, è inconsapevolezza da parte di chi lo fa, o è una colpa, o è leggerezza, diciamo, criminale, o è leggerezza, per usare uno simbolo inventato, nella storia, o è una colpa d'Italia, molto grave. Credo anche nella storia proprio d'Italia, presa nelle sue radici, c'è
un fatto che è moralmente marcio, inaccettabile, cioè il servitore dello Stato, il servitore del cittadino lasciato solo. Questo si può chiamare Enrico Mattei, si può chiamare Nino Borsellino, si può chiamare anche tantissimi sconosciuti che cercano di tenere un treno pulito, di fare delle cose che noi vediamo. Anche il vigile che ti mette la multa perché hai parcheggiato la macchina dal posto dei disabili. Tutto è la cosa. Io credo che il modello terribile poi sia quello dei cittadini che si correggono a vicenda, perché quello lì è una condizione di rissosità che è sempre a svantaggio poi degli inermi, delle persone ragionevoli, perché se uno sbatte un pugno sul tavolo e minaccia, io per esempio preferisco l'idea di avere qualcuno che lo fa di lavoro e che possa sanzionare un comportamento, uno che entra senza mascherina. Allora, fammi sentire il professor Ricciardi sul tema degli inermi. Gli inermi, dice Emanuele Trevi, no? Cioè i servitori dello Stato in balia, per esempio in questo caso, di una violenza crescente, perché abbiamo appena parlato fin qui della violenza crescente del movimento, di alcuni esponenti del movimento Novax. Okay? Allora, come si possono fronteggiare, professore, i violenti e gli inermi? Ma io la guardo dal mio punto di vista e la vaccinazione è ancora un elemento cruciale in questo. Faccio un esempio. Una elevatissima percentuale di noi ha nel proprio naso, nella propria gola, il batterio della meningite. Della meningite, ma quando dico una notevole percentuale, dico tanti di noi prendono l'autobus, però la meningite è una malattia relativamente rara. Perché? Perché il 90-95% di noi si è vaccinato quando era piccolo e quindi ha un'immunità che in qualche modo lo protegge in queste circostanze. Se noi arrivassimo, e ci arriveremo prima o poi, a vaccinare il 90-95% della popolazione, potremmo proteggere anche gli inermi, perché di fatto quello che succede è che stare a contatto, respirare l'uno vicino all'altro, diventa neutralizzato da questo vaccino. Non ci siamo ancora, perché manca ancora un 30% di popolazione. Che cos'è la bassa endemia? Lei dice si punta a una bassa endemia, una presenza del virus con pochi casi. Lo può spiegare? Sì, allora, endemia significa presenza costante di una determinata malattia infettiva in un determinato spazio fisico. Quindi significa che tu hai quella malattia presente, ma ci sono 5 casi, 10 casi. A alta endemia invece ce ne sono 10.000, 20.000. L'esempio della malaria. La malaria è una malattia in Africa ad alta endemia. Ce ne sono costantemente tanti casi. Noi non riusciremo probabilmente a eradicare il coronavirus, però riusciremo, spero, a produrre una bassa endemia, cioè che ogni anno, grazie alla vaccinazione del 90-95% dei casi, ci saranno pochi casi, cioè, immediatamente identificati e bloccati. Potrebbe succedere vaccinandosi che un giorno... ogni anno. Questo sta dicendo, vaccinandosi in modo molto dolce, in modo molto, come dire, però ci sta dicendo che per controllare il richiamo, come facciamo con l'influenza, il richiamo del vaccino, il richiamo. E potremmo arrivare al punto in cui il Covid sarà come quella meningite di cui parlava prima. Esattamente, cioè, la meningite è una malattia a bassa endemia, il morbillo è una malattia a bassa endemia. Ma quanti anni ci vorranno, diciamo, i dati in suo possesso ad oggi, se dovesse azzardare, quanti anni ci vorranno per arrivare a quel risultato? Allora, là, Anthony Fauci ha fatto un'analisi che io condivido totalmente. Sì. Per i paesi ricchi la luce si vedrà nella primavera del 2022. 22. Se noi vacciniamo, lo vedremo nella... Lui chiaramente parla della situazione americana, che è catastrofica. In questo momento sì, gli americani hanno lo stesso numero di morti che avevano a gennaio. Perché? Perché per una serie di motivi hanno bloccato la vaccinazione, non hanno avuto quei tassi di incremento. Per i paesi africani, cioè per il resto del mondo, se noi non li dotiamo di vaccini, la fine sarà nel 2024, che significa che anche per noi questa roba continuerà, certo, perché se c'è in Africa e in Asia, torna, quella continua a circolare, e quindi tutto il mondo dovrebbe aggregarsi per farla finire nel 2024. Quindi scusi, io non ho capito, vorrebbe dire che da qui al 2024 ogni anno uno si dovrà fare 3 dosi, glielo chiedo proprio da... No, se profano. I ricchi pensano, se solo, i ricchi a pensano stessi, solo a se stessi e i poveri continuano ogni ad ammalarsi, ogni anno 3 dosi di vaccino ciascuno? No, vuol dire che una volta che uno fa il ciclo vaccinale di base, sì, e 1 o 2 dosi, ogni anno fa una dose di richiamo. Quindi però questo è ancora ipotizzato, come perfetto, d'altra parte lo facciamo costantemente ogni anno per l'influenza stagionale. Alessandro Sallusti, voleva intervenire sul tema dei ricchi e dei poveri o dei controllori e dei controllati? Perché il tema che poneva Emanuele Trevi sui controllori in grave rischio, grave pericolo, non è banale? No, assolutamente. Ha detto bene, essendo un grandissimo scrittore, quello che io ho detto male. Cioè il problema è sul trasporto urbano.
e sul trasporto dei pendolari sui treni, non certo sul Frecciarossa che già adesso è controllato, non certo sugli aerei che già adesso sono controllati. No, volevo aggiungere una cosa rispetto a questa paura della ripetitività delle vaccinazioni. Io faccio questo esempio banale, non so se il professore condivide. Io 10 anni fa ho avuto un grosso problema cardiaco e da 10 anni tutti i santi giorni devo prendere una pillola. Una volta ho letto il foglietto, come si chiama? Il bugiardino. Il bugiardino della medicina. C'è una serie di effetti collaterali che uno si mette le mani nei capelli e dice: oddio, cosa sto prendendo? Benissimo. Sono passati 10 anni. Il mio cardiologo sostiene che se non prendessi e non avessi preso quella medicina tutti i giorni, probabilmente oggi non sarei qui e sicuramente oggi non potrei fare 200 km in bicicletta, cosa che ogni tanto faccio. Cosa voglio dire? Non ci deve spaventare la ripetitività, perché è il minore dei mali. Se io non avessi preso quella medicina tutti i giorni, probabilmente oggi sarei morto. Giusto. Sì, una valutazione perfetta. E la famosa cosa che raccontava prima Renzi, no? Cioè del ponte con i coccodrilli sotto, è la stessa cosa. No, il direttore ha assolutamente ragione. La differenza, perché i vaccini generano paura, perché contrariamente ai farmaci, che uno assume quando è malato e vuole recuperare la propria salute a tutti i costi, sono qualcosa che si dà a persone sane per evitare la malattia. Quindi da quando sono nati generano questa paura. Però a un certo punto una persona consapevole ragiona, dice: è molto più elevato il rischio che io corro se non mi proteggo, e allora prende la sua decisione. E perché è stata introdotta la vaccinazione obbligatoria pediatrica per 10 vaccini in Italia? Perché era arrivato un momento in cui tutto questo produceva morti nei bambini che non potevano decidere, perché i loro genitori non li vaccinavano e abbiamo avuto epidemia di morbillo, epidemia di parotite, correvamo il rischio di far ritornare la difterite e la poliomielite. Allora è questo concorso di decisioni che salva e rende i paesi in qualche modo prosperi e felici. Però fammi chiedere a Emanuele Trevi, ti ricordi che una delle prime volte che è venuto da noi ci ha parlato di quell'articolo che scrisse sul Corriere, il Novax, amica della mamma, la maestra di tuo figlio, il vicino di casa, cioè le persone tutto attorno a noi, no? Non sono terrapiattisti, non sono tutti terrapiattisti, sono uno di noi, o convinti che ci inoculeranno dei microchip, ma sono appunto la migliore amica di tua zia. Ed era un pezzo che diceva una cosa molto vera e poi alla fine si è dimostrata così. Ma allora, Emanuele, che cos'è che ha portato a questa improvviso crescendo rossiniano di violenza per cui adesso dei assistenti scolastici prendono a pugni un giornalista davanti al Ministero, davanti alle telecamere accese? Se noi avessimo 40.000 teppisti, adesso mi riferisco alla chat che è stata più nota in questi giorni, avremo una situazione siriana. Non bisogna assolutamente, perlomeno, perché qua non si tratta più nemmeno dell'emergenza sanitaria, si tratta di una tenuta democratica. Si possono fare due esempi in questi giorni, no? Perché ci sono due cose, due comunità che sentono i loro diritti molto conculcati. Uno è sono i Novax e l'altro sono le persone, il nome più noto è quello di Cappato, che secondo me stanno portando avanti una battaglia sacrosanta, impopolare in un paese cattolico, per una legge sul fine vita, con un obiettivo di 750.000 firme per un referendum, criticatissima, dentro un sistema e un comportamento assolutamente democratico, che comunque fa sentire la parola. Se non ci sarà una legge come vogliono loro, ci saranno delle cose che rendono più umana una situazione, poi addirittura più universale di quella del Covid, perché tutti dobbiamo morire senza soffrire come cani, mi permetto di aggiungere, quindi, o senza gettare i familiari in disperazioni shakespeariane. Questa è la mancanza di... Allora, queste cose... queste persone, mi riferisco a chi è andato a firmare il referendum, sentono i loro diritti conculcati da un potere che non... Esattamente, è lo stesso sentimento.
Qui c'è sta, e ottengo, però perché prende, si può ottenere però solo uno così a un certo punto sferra un pugno. Ti dico una cosa, cioè, facciamo l'esempio col terrorismo. Se ci sono state negli anni di piombo delle leggi sacrosante, la legge 194, quella dell'aborto, diciamo, dell'interruzione di gravidanza, oggi si deve dire tutto in una maniera, forse aborto è una parola che è data proibita. Vabbè, comunque no, si capisce. Sì, insomma, no, mi sento sempre, quando uso le vecchie parole, ho 57 anni, no, oddio, no, aborto. Si può dire aborto comunque, credo. No? Cioè, se fosse stata sostenuta se fosse stata sostenuta dalle Brigate Rosse, no, no, oggi non ci sarebbe probabilmente. E questo è il problema, bisogna fare leva sui Novax, di dire, guarda, c'è una minoranza di voi, se state su questa chat pubblica un numero di telefono, questo è una complicità in un'ostigazione all'omicidio. Questo è perché io sono sicuro che... Sì, ho scritto io forse per primo un articolo in cui dico, guardate, ci avevamo una visione di comodo dei Novax. Salusti? Non è così. Sentiamo Sallusti, sentiamo Sallusti. Prego. Poi una domanda per Ricciardi, prego, Sallusti. No, la seguo nel ragionamento, però come immagino lei ben sappia, i Novax non sono un movimento spontaneo che è nato sull'onda del Covid. I Novax sono una setta internazionale molto potente, molto finanziata, molto agguerrita, che sa usare magnificamente tutti gli strumenti che la modernità mette a disposizione, i social e quant'altro. Per cui non dobbiamo immaginare questi qui come se fossero quattro amici al bar un po' mattacchioni. Fanno parte di una rete internazionale potentissima, una vera e propria setta, e quindi, come dire, non è facile riportarli alla ragione. Lei ce l'ha chiaro questo, professore? Una rete potentissima? È una rete che gli americani hanno calcolato fa capo a circa 8 persone che si sono arricchite di centinaia di milioni in questo modo, sia con i siti che con i libri, e che naturalmente queste 40.000 persone sono strumentalizzate, cioè ci sono persone che hanno fatto soldi a palate. E poi c'è sistematicamente una intrusione di hacker russi nei momenti in cui ci sono state nei diversi paesi delle discussioni. Noi siamo stati i primi in Italia a reintrodurre le vaccinazioni obbligatorie, poi è seguita la Francia, l'Olanda, la Germania. Ogni volta, quando ci sono state le manifestazioni e le polemiche, si è visto che ci sono stati degli hacker russi che hanno preso, diciamo, l'iniziativa di insolfare queste persone che magari in buona fede poi sono andate a manifestare per strada. Però io credo... Emanuele, aspetta solo un secondo, perché c'è una pubblicità tassativa. Chi rimane con noi? Ricordatemi, chi resta con noi dopo la pubblicità? Emanuele Trevi e il professor Ricciardi restano con noi. Dobbiamo salutare dopo Sallusti. La pubblicità. Il titolo ce lo fai vedere, però, solo come il tassativo. Il titolo grazie, di domani. Buona serata. Ti prego, il Sallusti, facci domani. Vedere il titolo di domani, perché dopo quello di oggi vogliamo, come dire... E non ce l'ho perché sono qui. E come sempre. Come sempre gli stiamo impedendo di fare. Va bene, allora ci colleghiamo più tardi per domani, il titolo. Domani. Un momento di pubblicità e torniamo con Emanuele Trevi e Walter Ricciardi. C'ha ragione pure lui. Certo. Di nuovo in diretta con Walter Ricciardi ed Emanuele Trevi. E allora, come al solito, grazie al contributo di Valeria Montebello, andiamo nel Secret Web e scopriamo, relativo al pass, al Green Pass, che cosa ha fatto una persona molto particolare. Il Green Pass in questi mesi ci ha diviso infervorato più dell'ultima partita di campionato. C'è chi lo definisce una misura totalitaria di controllo biometrico e chi invece addirittura se lo tatua sul braccio. Andrea Colonnetta, 22 anni, Reggio Calabria, si è tatuato un QR code sul braccio. Chi dice, oddio, come farà fra 6 mesi, fra un anno, avrà un tatuaggio, un QR code che non rimanda più a nulla di utile? Rispondo di no, perché in realtà questo QR code rimanda al Green Pass, ma domani potrà rimandare a qualsiasi immagine Andrea sceglierà, quindi alla lista della spesa piuttosto che alla foto di sua madre o della sua fidanzata. Quindi in qualche modo è un tatuaggio impermanente, no? Noi siamo abituati a dei tatuaggi che restano lì per sempre, significano sempre la stessa cosa, invece lui ha fatto un tatuaggio che domani potrà cambiare significato. A me ricorda un po' il tatuaggio che si facevano i ragazzi alternativi al liceo, il tatuaggio del codice a barre, che significava io sono contro la mercificazione dell'individuo, non mi omologherò mai, nessuno può controllarmi, sono anticonformista. Andrea, al contrario, fa un tatuaggio perfettamente conformista, si ribella alla ribellione e invece di tatuarsi fuck the system, si tatua una regola.
È molto interessante questo tema del conformismo che pone Valeria Montebello, perché il conformismo ha qualcosa a che vedere, lo chiedo a entrambi, con il tema della libertà che reclamano. I Novax, quando dicono libertà, libertà, e accusano te, per esempio, ma anche me, senz'altro, e sicuramente tutti noi, di essere servi del potere o dei poteri forti, esatto, in realtà ti accusano di conformismo. Infatti il ragazzo che si tatua il QR code è un conformista, il conformista. Anzi, è un grande antico. Il conformista, Emanuele Trevi. Quello che distingue un poco il vecchio conformismo dal nuovo conformismo, possiamo dire, è un senso di, come dire, di rancore sociale. È strano, è proprio la persona che in qualche maniera si è realizzata in qualche maniera, che è vittima dell'odio dei social, queste cose qua, perché ed è accusata di conformismo ed è solo. Cioè, come si fa, per esempio, a accusare Davide, che ne so, di conformismo in 100? Allora sono i 100 che sono conformisti. Prende, è proprio una cosa illogica. Cioè, esattamente il contrario. Cioè, il conformista deve essere la maggioranza, e chi lo accusa di conformismo è una minoranza. Tutti questi accusati di conformismo sono individui soli, ben specificati, definiti, che hanno un diverso livello di... Però ti contesto, perché loro pensano di essere una minoranza, capito? È vero quello che dici, però i Novax, professor Ricciardi, pensano, si sentono una minoranza e accusano Parenzo, dico, la parte per il tutto, parte di una maggioranza. E quindi è una battaglia fra conformisti e anticonformisti, o no, professore? Però fortunatamente sono una minoranza, lo sono sempre stati, a maggior ragione quando proprio le malattie uccidevano il 50% della popolazione. Io ricordo una frase del Mahatma Gandhi che si opponeva alla vaccinazione antipoliomielitica e sul letto di morte, e tanti lo seguivano perché lui aveva un carisma enorme, diceva: io ero contrario a questo vaccino contro la poliomielite. In punto di morte disse: ho sbagliato, l'unica cosa che ho veramente sbagliato è sconsigliare, perché mi sono reso complice di tante persone che sono diventate paralitiche o sono morte. Io ho un'ultima curiosità, ma velocissima, da Trevi. Andiamo veloci. In chiusura, perché alla fine si preferisce al professor Ricciardi il dottor Google? Cioè, come si è arrivati a questa perché roba qua? E questo, grazie di questa domanda, perché è la cosa. Io ce l'ho qua da tempo che voglio. Il professor Ricciardi ha studiato, se l'è faticato. E questa è una cosa anche che... Anche parecchio, credo. Sì, questa cosa crea... perché tu non fai niente nella vita, stai là, ti occupi... Però ci si, chi non fa nulla? Un anno scopri che sei intollerante a una cosa. L'altro anno che l'oroscopo Maya ha deciso che pioverà, eccetera. Però questa cosa volta, totalmente sapeva, gratuita. Però questo è il punto: chi non sapeva una volta diceva mi affido a chissà, e oggi nell'immaginario collettivo la rete è sinonimo di sapere. No, per questo la competenza da parte degli uomini di sapere, c'è stato un errore di comunicazione. Noi uomini di sapere dovremmo, io mi assimilo vigliacamente a professor Ricciardi, rischio più di finire dall'altra parte, però noi dovremmo dire: ma in realtà non sappiamo niente, il sapere è una cosa empirica, ci svegliamo la mattina e abbiamo paura. Perché la conoscenza è la vera forma di potere, il vero potere è nella conoscenza, quindi quelli che sanno sono davvero potenti e chi non sa è impotente, e si ribella accusando chi sa di essere una casta. E soprattutto gratuitamente. No? E quindi voi non dovete fare il tradimento dei chierici per rimanere sempre, diciamo, nella discussione alta. Accidenti, il tradimento dei chierici. Vabbè, qualcuno dica due parole sul tradimento dei chierici, anche a, diciamo, a uso... Andate a leggerlo su Google, dai. Della zia Pina. Il dottor Google. Andate a leggerlo su Google. No, erano già chiuse rispetto appunto al fatto che chi detiene... No, era sulla falsa riga di quello che diceva giustamente Concita Gregorio, cioè il fatto che chi detiene il potere è la casta di chi sa e di chi decide. E allora, se c'è una responsabilità di chi sa, è quello di non fare il tradimento, cioè di non tradire quel patto, diciamola, brutale, tra il sapere e chi non sa. Ecco, però, insomma, istruitevi, abbiamo bisogno della vostra conoscenza, era una frase, diciamo così... profetica. Peraltro, di in un Antonio paese, Gramsci. Questo bisogna sempre ricordarlo, dove un'istruzione di grandissimo livello
è gratuita, perché sa, in America, dove una famiglia certo. deve spendere $40,000 all'anno per far studiare, in realtà deve pagare. Il trumpismo ha delle radici attendibili. Io tutti noi abbiamo avuto niente. Il problema è che Google è non solo gratis, ma anche più veloce. È gratuita, ma costa fatica lo stesso. Sociale, l'istruzione dire. È gratuita, ma costa fatica lo stesso. Però, io ho partecipato alle riunioni di genitori gli amici a dire, che dicevano, no, ma anche da bambini, perché poi è colpa anche nostra. Scusatemi, questo è un altro grande argomento che mi appassiona enormemente. Perché io ho partecipato ai consigli di classe dove i genitori dicevano come si fa a fargli studiare le tabelline senza fargli imparare a memoria, perché sennò si stressano. I bambini non si devono stressare, e allora. Questo è stato poi l'inizio di tutto il problema. Lei, professore, ha studiato la scuola pubblica? Io ho studiato la scuola pubblica. Vedi, sì, per sì, esempio. Sì. Questo scuola pubblica, sono... università pubblica. Grazie al professor Ricciardi, grazie a Emanuele Grazie per questa conversazione. Grazie. E noi facciamo un passo avanti, andiamo a parlare di un argomento, anche questo enorme. Andiamo in Afghanistan, sentiremo tra pochissimo Biden. E quindi mandiamo questo servizio che intanto ci... racconta e ci introduce gli afghani che arrivano dal mare alla vicenda afghana. Danilo Lupo. In questo momento il veliero sta per toccare la banchina del porto di Leuca, un veliero partito dalle coste dell'Egeo, 120 persone, molti afghani e molti minori non accompagnati, molti ragazzi e ragazzini. Siamo in Puglia, a Leuca, estremo approdo della rotta ionica, che porta i migranti dalla Grecia o dalla Turchia fino a Italia via mare, sempre più battuta da quando la rotta balcanica via terra è diventata più difficoltosa. Tra gli sbarcati aumentano gli afghani. A Ferragosto, uno sbarco con intere famiglie, bambini compresi, provenienti dall'Afghanistan. Questo è lo sbarco che è avvenuto a Gallipoli. Il 14 di agosto erano due nuclei familiari, c'erano tre bambini piccolini che urlavano. Quattro sbarchi nell'ultimo mese, sì. 1000 persone negli ultimi mesi, giusto? 1324. È chiaro che oggi c'è una crisi in Afghanistan, vi aspettate un anno caldo, suppongo. Almeno questo fine anno ce lo aspettiamo che continuino gli sbarchi. Non è che gli afghani non sono mai arrivati sulla costa salentina, sono sempre arrivati. Anche Arion è arrivato in Italia dopo un lungo viaggio via mare, provenienza Afghanistan. Sono fuggito in Pakistan, poi sono stato in Iran, e dopo l'Iran sono stato in Turchia, poi da Turchia sono stato in Grecia. E poi da lì ci sono i camion che vanno dentro la nave e poi la nave viene qui. Dove c'è pure il portovalige. E là io sono entrato là dentro. Cioè nel vano bagagli. Sì. Adesso c'è una crisi tremenda in Afghanistan. Cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettare di parecchi persone, parecchi popoli afghani che stanno in fuga, che fra un poco arriveranno in tutti i costi comunque. Perché sono migliaia di persone che stanno in fuga da lì. Allora, sono con noi Gerardo Greco, ciao, bentornato, ciao, Metropolis, buonasera. Podcast su Repubblica tutti i giorni, e quindi alle 18, e benvenuta in studio Francesca Vannocchi, che finalmente abbiamo deviso in presenza, vaccinata, e quindi tutto con grande regolarità, finalmente grazie per essere in con studio. Noi. Grazie a voi. La prima tornata da Kabul a venire in questo studio, no, la seconda dopo Pontecorvo. Sì. La seconda, dopo Pontecorvo. Pontecorvo è arrivato direttamente, perché forse lui non doveva fare l'ambasciatore, non doveva fare la quarantena. Non mi sono chiesta questa cosa. Credo ci sia un... Sono esentati. La NATO, i funzionari NATO sono esentati, sì, sì. Scusate la divagazione, ma... C'è resistenza virologica. Dici, eh? Che cosa ne pensi? Che cosa ne pensate di questo servizio sulla la rotta del mare? Interessante. Gli afghani sono la stragrande maggioranza delle persone che arrivano sulle nostre coste, e la stragrande maggioranza delle persone che per esempio abbiamo visto bloccate negli hotspot greci in questi anni, delle 44.000 persone bloccate dall'accordo con la Turchia nel 2016, tantissime famiglie afghane sono state da noi in questi anni, negli ultimi 5 anni, incontrate, intervistate e bloccate lì da, se vogliamo, il primo patto di esternalizzazione dei confini che l'Europa ha sancito
in quell'anno tragico che fu il 2015, quando 1 milione di persone siriane e afghane attraversarono la rotta balcanica. Dunque il problema afghano non è un problema nuovo e i numeri delle isole greche ce lo dimostrano ampiamente. Ecco, ora secondo me è ancora presto per valutare quello che le Nazioni Unite hanno dichiarato, cioè che 500.000 di persone arriveranno in Europa nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. E certamente bisognerà vedere cosa succederà nei paesi di confine, l'Iran e il Pakistan, ma soprattutto che posizione prenderà la Turchia, perché la Turchia sta dialogando con i talebani e quindi lo scenario è molto diverso da quello che la Turchia, dalla postura che la Turchia ha preso nel 2015, perché i siriani per i turchi erano rifugiati e profughi e ce ne sono 3,5 milioni in Turchia. I cittadini afghani sono cittadini di un governo che non c'è ancora, ma insomma di una forza con la quale la Turchia sta dialogando, e quindi per i turchi gli afghani sono clandestini. E adesso le vediamo tutte queste implicazioni che sono determinanti per capire che succede. Però Gerardo Greco, sta parlando Biden, adesso tra poco lo vediamo. Aiutaci a capire questo, perché questo è il dato del giorno. Dopo 20 anni finisce la guerra più lunga degli Stati Uniti in Afghanistan e anche probabilmente nella storia degli Stati Uniti. Il giorno del ritiro l'America se ne va tra i razzi dell'ISIS ed è partito l'ultimo volo da Kabul. C'è questa immagine iconica che i giornali hanno ripreso. Biden dice: mi assumo tutta la responsabilità delle decisioni prese, però poi dice un'altra cosa, e cioè di fronte all'avanzata dei talebani, dice Biden, avevamo due scelte: o seguire gli accordi fatti dal mio predecessore Trump o inviare altre migliaia di soldati. Sì, allora intanto Biden parla a quell'America profonda che è sempre stata contraria a questa guerra. Ne parla 20 anni dopo, a 20 anni dall'inizio, di questa guerra che in America si chiama Forever War, la guerra per sempre, e dice oggi una cosa fondamentale, cittadini americani, la guerra è finita, non c'è più. Il vero dato è che lui parla anche della esportazione della democrazia in qualche modo, e dice una follia pensare che si potesse costruire una democrazia in Afghanistan. Nessuno c'è mai riuscito in centinaia di anni di storia, come potevamo farlo noi? Quindi in qualche modo è tutta la narrazione che noi abbiamo portato avanti, anche tu, anche Concita, in questi anni abbiamo raccontato della guerra per esportare la democrazia, bene, era una delle, diciamo, bufale che giravano evidentemente nelle redazioni dei giornali. Ci siamo sbagliati, e Biden ci ha detto: guardate, no, era una guerra per uccidere Osama Bin Laden, l'abbiamo fatto 10 anni fa, abbiamo preso 10 anni in più, non lo dovevamo fare, abbiamo speso un mare di denaro, abbiamo speso 2.000 miliardi, ha fatto dei conti, quasi 2.313 miliardi, più di 2.000 miliardi, i conti del kitchen table, no? Del tavolo da cucina che piace all'America profonda a cui parla Biden. Qual è il problema vero, oggettivo, che forse poteva anche avere un senso nella logica di Biden? Biden lo ha sempre detto, che bisognava andarsene via dall'Afghanistan, ma non riesce il presidente americano a spiegare una ritirata così disastrosa. Quelle immagini, sì, non so se voi l'avete visto. Le vediamo un momento, Gerardo. Lui che guarda Gerardo, l'orologio, vediamole, l'avete visto? Vediamole, perché forse i nostri telespettatori non le hanno ancora viste. Vediamo Biden. Last night in Kabul, the United States ended. La scorsa notte a Kabul gli USA hanno chiuso 20 anni di guerra in Afghanistan, la guerra più lunga nella storia americana. Abbiamo completato una delle missioni di salvataggio più grandi della storia, con più di 120.000 persone evacuate. Un numero doppio rispetto a quanto gli esperti pensavano si potesse fare. Nessuna nazione ha fatto niente del genere nella storia. Lo straordinario successo della missione è dovuto all'incredibile abilità, coraggio e altruismo dei militari e diplomatici statunitensi. Non volevo prolungare una guerra eterna, né prolungare un'uscita eterna dall'Afghanistan. Allora, ha già un altro atteggiamento rispetto all'altro giorno, completamente diverso rispetto al primo discorso, sicuro, no? Che era dolente, era preoccupato, era fragile. Adesso ha un atteggiamento completamente diverso, è come se avesse ripreso in mano la situazione. Ma io penso, di fronte a questa esposizione dei fatti di Biden, a
a quelle migliaia e migliaia di persone, Francesca, che anche tu hai lasciato dietro di te e dietro i cancelli e le reti dell'aeroporto di Kabul, alle donne musiciste, alle donne cicliste, alle donne calciatrici, alle donne che hanno studiato, alle ragazze che devono da ora in poi nascondersi, che sono rimaste prigioniere nel loro paese e che erano e ci avevano creduto. E ai caduti afghani, ecco, mi colpiscono molte cose del discorso del presidente Biden. Mi colpisce per esempio questa severità che trovo un po' ingenerosa verso le forze di sicurezza afghane addestrate per 20 anni. La nostra valutazione, ha detto Biden, è stata non accurata della loro prontezza, della loro capacità di combattere, della loro capacità di resistere. Le forze di sicurezza afghane, l'esercito addestrato dagli Stati Uniti e dalla NATO, ha perso 66.000 uomini. Sono perdite rispetto alle quali, per esempio, la settimana scorsa Sami Sadat, che è un generale delle forze di sicurezza afghane, ha scritto una lettera severissima sul New York Times, dicendo: noi ci sentiamo traditi e siamo stati abbandonati, sottolineando quanto lui in prima persona avesse combattuto nella provincia di Helmand e sottolineando che il morale delle truppe abbia cominciato a crollare nel momento in cui gli Stati Uniti hanno cominciato a evacuare la logistica, che i contractor, che per le forze di sicurezza afghane su terra erano degli strumenti fondamentali. Quindi, che nel discorso di Biden non siano state menzionate i caduti afghani, che pure ci sono stati, militari, ma i caduti civili in questi 20 anni, che sono stati anni di guerra, sono stati anni di attentati, sono stati anni di bombe quotidiane, sono stati anni di attacchi mirati a donne, attiviste, giornalisti, giornaliste, che si sono moltiplicati dopo la firma degli accordi di Doha. Ecco, questo non possiamo dimenticarlo. Anche come dire, la corruzione che lui sottolinea del governo di Ashraf Ghani, che lui dice giustamente essere fuggito, ha tradito il paese, ha tradito la fiducia del paese, tutto vero, ma gli accordi di Doha sono stati accordi stretti da Trump, confermati da Biden, unilateralmente con i talebani, senza negoziare con il governo di Ashraf Ghani. Cioè, è gli stato, americani, tu dici, sono stati i primi ad ignorare ad il ignorare, loro punto di riferimento. Esatto, certo. Introducendo in una seconda battuta i dialoghi intra afghani, però diciamo sostanzialmente l'America, certo, nell'ultimo anno e mezzo ha detto: noi trattiamo con i talebani, tutti gli altri sono comparse, gli attori principali sono i talebani, è con loro che dobbiamo negoziare, di fatto consegnando il paese ai talebani. Prima di arrivare ancora a Biden, al discorso di Biden, quando dice: è ora di finire questa guerra, basta, c'è un mondo nuovo e dobbiamo difendere gli USA da nuove minacce, un mondo nuovo, prima di arrivare al mondo nuovo però, questi 20 anni, Francesca, Gerardo, li possiamo davvero, diciamolo in una battuta, li possiamo davvero liquidare come solo un disastro? Cioè, quello che abbiamo raccontato con Concita in queste settimane, con voi di guerra, abbiamo dato voce a persone che anelavano la libertà, cioè la cosiddetta società civile afghana. Tutto sommato, gli americani l'avrà pure apprezzati per l'intervento militare, forse. Le scuole, le donne dentro la pubblica amministrazione, un tentativo di build, di costruzione di una nazione, o sono stati 20 anni comunque buttati via, secondo te? No, affatto, io non credo che siano stati 20 anni buttati via, non lo credono i cittadini afghani. Credo che noi però usiamo il prisma occidentale per guardare delle realtà che sono profondamente diverse e abbiamo forse, anzi sicuramente erroneamente ritenuto che l'emancipazione fosse quella delle classi elitarie di alcune città o delle province o della capitale. Il paese è fatto di strati molto diversi e soprattutto 20 anni in un processo storico sono un tempo estremamente limitato e noi siamo abituati a raccontare e dare opinioni sugli eventi e non dare una strutturata comprensione dei processi, che sono altra cosa. Sono 20 anni buttati via per gli americani, però, per l'opinione pubblica americana, che tra l'altro tra un anno e mezzo sarà chiamata alle elezioni di midterm, e certo non è il biglietto da visita che presenta Biden, non è particolarmente entusiasmante, eppure l'idea di Biden, che è l'idea da sempre di chiudere questa guerra, è proprio quella di parlare a questa pancia americana e dirgli: sì, noi ci siamo sbagliati,
Però c'è un problema. Nel frattempo abbiamo speso quanto? 2.300 miliardi. Lui ha fatto un conto. 150 milioni al giorno. 300 milioni al giorno. Esatto. E a questo punto... 143 miliardi dal 2002 ad oggi, addestramento truppe, costruzione di infrastrutture, tra cui le scuole. Non sono state costruite le scuole. Ci sono. Se tu parli con quelli dell'UNHCR, ti dicono noi abbiamo inaugurato una scuola alla settimana, eppure è come se non ci fosse. Eppure l'Afghanistan resta, credo, il settimo paese più povero del mondo dopo aver iniettato tutti questi soldi, anche soldi italiani, anche noi abbiamo speso decine di miliardi di euro in Afghanistan, ma sostanzialmente non resta nulla. E di questo l'opinione pubblica americana oggi, ti dico la verità, tira un sospiro di sollievo, malgrado la tragedia di quello che abbiamo visto, malgrado, ti dicevo, di lui che guardava l'orologio, ieri c'era il funerale dei 13 Marines morti nell'attentato di 4 giorni fa davanti al gate. Tutti ragazzi di 20 anni, tutti nati Marines, ragazzi nel e 2001, ragazze, no? Ragazzi e ragazze, sì, una sì, generazione che è cresciuta nel c'era mito dell'esportare la democrazia, del la ragazza che aveva il bambino, esattamente, e purtroppo per lui Biden è stato preso da uno scatto fotografico mentre guardava l'orologio. Vi ricordate Bush padre che guardava l'orologio contro Clinton in un faccia a faccia? Bush venne sepolto per questo e sì, probabilmente, insomma, questo non è un buon viatico. Comunque, anche questo, Gerardo, anche questo, anche che i ragazzi che sono andati in Afghanistan e sono morti in questa evacuazione fossero nati nel 2001, cioè avessero la misura esatta del tempo che è durata questa guerra. Io, prima di lasciarci per un momento, perché c'è questo tema della pubblicità che un po' ci assilla, però insomma, prima di lasciarvi, meno voglio male, far vedere. Mi salva, vorrei, no. Ci assilla e ci salva. Vi vorrei far vedere un video veramente terribile, che è questo elicottero che trasporta, un elicottero americano che trasporta il corpo di una persona impiccata. Perché mi piacerebbe con voi, Francesca, Gerardo, aprire il tema che Biden non ha affrontato stasera, e cioè l'arsenale militare abbandonato nelle mani dei talebani. Una quantità di armi per 28 miliardi di dollari. Guardate questo video, vediamolo insieme. Spieghiamolo. C'è l'audio? Sì. Questo Vai. È il trofeo, no? Questo è il trofeo che i talebani, Francesca e Gerardo, stanno mostrando. Un uomo impiccato che portano in giro con uno degli elicotteri. Stando ai dati del Pentagono, gli afghani hanno avuto forniture militari per 28 miliardi di dollari. Sì. Questo arsenale è, diciamo, contiene anche una centinaia di droni, aerei, elicotteri, 40 elicotteri. Bisogna saperli usare, sì, non è facile. 2.000 blindati. Visori notturni, che saranno fondamentali. Visori notturni. Visori notturni, sì. Cioè, ma perché? Ecco, io questo davvero lo chiedo ingenuamente, forse. Come fa un esercito a non preoccuparsi di distruggere l'arsenale che lascia? Allora, la sottovalutazione nasce dal fatto che Biden pensava che l'evacuazione sarebbe avvenuta con Ashraf Ghani al governo e non con il paese in mano ai talebani. L'ultima notizia nella settimana che ha preceduto la presa di Kabul diceva, notizia leak dato dal Washington Post, che Kabul nella peggiore delle ipotesi sarebbe caduta in 90 giorni, quindi diciamo entro Natale. Erano i servizi americani che lo dicevano, non era Washington americani. Post, erano i servizi sì, americani. È durata, credo, 3 ore più o meno. Sì, neanche 70 ore, ma la notizia dei 90 giorni veniva una settimana, 10 giorni dopo, la notizia sempre dell'intelligence americana che invece la città avrebbe potuto resistere ben 2 anni. Quindi, diciamo, il range andava tra i 2 anni e i 90 giorni. Quindi l'amministrazione americana aveva stabilito un calendario di evacuazione sulla base del fatto che al governo di Kabul ci fossero ancora le forze di sicurezza amiche, quindi quelle armi sarebbero rimaste in mano ad un esercito da loro addestrato da 20 anni. D'accordo, e quindi secondo voi, secondo te, non hanno avuto tempo di farle saltare in aria, per esempio, piuttosto che lasciarle nelle mani? Non hanno avuto tempo i militari afghani, perché c'è stato un rompete le righe impressionante, se non sono sostanzialmente tutti tornati a casa, un ritorno a casa immediato. E dall'altra parte gli americani non se ne sono più
curati di tanto, secondo me. Gli americani hanno cercato di portare via tutto quello che era loro, o addirittura distruggerlo sulla pista dell'aeroporto, ma dell'arsenale degli afghani non, in realtà lo davano già per perduto. Potremmo avere delle sorprese, no? Potremmo rivederli in circolazione, questi 40 elicotteri. Bisogna saperli usare, però, questo è il problema. Ma visto come sanno usare internet, può darsi che imparino anche rapidamente a usare anche un elicottero. Potrebbero essere spostate quelle armi in altri scenari di insurrezione. Quindi anche rivendute e utilizzate come merce di scambio. Assolutamente sì. Per ora però li vedi sui pick-up, insomma, per ora, come dire, gli armamenti sono molto rudimentali. Scusa, tornando a quella terribile immagine, Concita, che facevi vedere tu del corpo penzolante, voi non ve lo ricordate perché siete troppo giovani, ma quando cadde il regime sovietico afghano ci furono delle immagini molto simili con il presidente di allora, che si chiamava Najibullah, che venne mostrato impiccato dopo essere stato ovviamente ucciso, diciamo, quando malmenato. Finisce una dittatura è un po' una tradizione. La domanda è: i talebani sono sempre quelli? La domanda è questa: sono sempre i talebani di 30 anni fa? Gli americani ritengono di no. Gli americani e soprattutto Kenneth McKenzie, che non so se avete visto, è il capo del comando centrale, insomma il capo dei capi dei militari americani, ieri ha detto: ma no, questi talebani in fondo sono talebani, come dite voi. Sono rimanete con noi un momento, rimanete con noi un momento, ma tutti avremo visto oggi sull'internet le immagini di quel terrorizzato giornalista con due talebani armati, cioè come se noi facessimo questa trasmissione. Però se noi non mandiamo la pubblicità, io sono sicuro che Beppe Ciulla e questi altri che sono qua dietro possono potenzialmente armarsi. 2 minuti, pubblicità, 3 massimo. C'ho tutti questi qua, la menta, tutti quanti, pubblicità. Eccoci di nuovo in diretta con Francesca Mannocchi e Gerardo Greco a parlare di questa fine epoca che stiamo vivendo, l'evacuazione dell'Occidente da Kabul, da tutto l'Afghanistan, ha appena parlato il presidente americano Biden. Qualche giorno fa, Davide, avevamo citato il film di Costanza Quatriglio, Sembra mio figlio, che racconta la storia, un frammento della storia della comunità Hazara, che come voi sapete perfettamente è l'etnia più colpita dai talebani e anche forse la più mite tra le etnie più colpite. Persone generalmente buddiste, per la maggior parte. Tu hai conosciuto... È la minoranza sciita dell'Afghanistan ed è stata negli ultimi mesi ripetutamente colpita da attentati rivendicati o attribuiti dall'ISIS. Sì, l'ultimo. Allora, Roberta, benvenuto. È andata a cercare Mohammad Jan Azad, che ha 34 anni ed è l'uomo che ha ispirato il film di Costanza Quatriglio. Vediamo. È stato 10 giorni molto difficile. Forse più difficile della mia vita. Nel momento in cui io parlavo al telefono con uno dei ragazzi che doveva arrivare, ho sentito il boato. Io ho sentito al telefono mentre parlavo l'esplosione della prima bomba dell'attentato. Lui è Jan, un rifugiato afghano di etnia Hazara, la più perseguitata dai talebani. È fuggito dal suo paese da bambino e da solo è arrivato in Italia ancora minorenne. Da quel momento ha cercato disperatamente di riunire la famiglia e di contattare la madre. La sua incredibile storia ha ispirato il film Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio. C'è un detto dei talebani: i tagiki in Tagikistan, gli uzbeki in Uzbekistan, gli Hazara in Goristan. Che cos'è il Goristan? Goristan è che devono morire tutti, devono andare in cimitero. Lo dicevano all'epoca e lo dicono ancora oggi. I talebani sono sempre gli stessi. Tu sei fuggito quando i talebani hanno preso il potere alla fine degli anni 90. Oggi rivivo quelle che ho vissuto da bambino, perché vedendo quelle persone mi rendo conto che sono io. È quello che ho fatto io. Allo, mandanashin, subakhair. Ho sentito mia sorella, sta facendo la quarantena. Ho chiesto se ha sentito il marito e i 5 figli che sono rimasti a Kabul. Vivono nascondendosi per non farsi prendere dai talebani. Sono più di 100 anni che ci perseguitano e ci uccidono. Nel 1890 eravamo il 67% della popolazione era fatto degli Hazara.
oggi siamo al 15-20%. Perché vi perseguitano? Perché c'è una matrice etnica e religiosa. Abbiamo gli occhi a mandorla. La maggior parte degli Hazara sono di religione sciita e loro sono sunniti. La storia insegna, ma purtroppo la comunità internazionale dalla storia non ha imparato niente. Non ha imparato niente. È così, Francesca Mannocchi? Non si impara mai niente? Sembra di no. Questa parentesi così difficile che stiamo affrontando e che è un'istantanea di un dramma umanitario che verrà, perché se non verranno sbloccati i soldi del Fondo Monetario Internazionale, il paese si ritroverà in una crisi che non è solo umanitaria, ma sarà una crisi economica profondissima. I dipendenti pubblici al momento si stanno rifiutando di andare a lavorare, quindi significa che i ministeri e tutta la burocrazia del paese in questo momento è congelata, è bloccata. Le code alle banche sono chilometriche. L'Afghanistan è un paese in cui metà della popolazione, quindi parliamo di 15 milioni di persone, ha bisogno di un supporto alimentare per mangiare, insomma di un supporto alimentare per andare avanti, quindi di aiuti dal World Food Program, dalle agenzie delle Nazioni Unite, dalle organizzazioni internazionali che in questo momento faticano, se non sono impossibilitati a lavorare nel paese. A questo va ad aggiungersi un numero drammatico di sfollati dell'ultima guerra, 700.000 persone, quindi sono persone che non sono raggiunte dall'acqua, non sono raggiunte dal cibo, non sono raggiunte dai medici, se non loro stessi che riescono a raggiungere gli ospedali. Che cosa succederà? Sai che dicevano molti nostri commentatori in questi giorni, David, hanno detto agli americani in fondo non importa un granché di quello che accade in Afghanistan e forse nemmeno tanto agli europei, agli occidentali in generale. A un certo punto saranno dimenticati, no? Passeranno 20 giorni, un mese, poi ce le dimenticheremo. Ce ne dimenticheremo finché non cominceranno a premere i nostri confini e diciamo credo che la preoccupazione principale dell'Europa, dichiarata peraltro, sarà quella di cercare degli accordi con i paesi limitrofi, cioè con l'Iran e il Pakistan che già ospitano più di 2 milioni di profughi afghani. Il problema, come dicevamo prima, fa capo alla Turchia, e cioè la Turchia per la posizione che sta prendendo di negoziazione con i talebani non sarà una Turchia conciliante come lo è stata con i 3 milioni di siriani 5 anni fa e ha interesse a stringere delle negoziazioni politiche con i talebani in questo momento. Turchia che peraltro, lo ricordiamo, fa parte della NATO e quindi qui apre, come dire, anche nel... E sta negoziando. Perché dite che ha interesse a stringere negoziazioni? Perché? Ha un interesse economico e un interesse religioso e non è un caso che oggi i principali protagonisti delle negoziazioni politiche con i talebani siano il Qatar, che infatti è stato mediatore degli accordi di Doha naturalmente e che oggi per esempio ospita l'ambasciata americana e che ha dato una mano gigantesca nell'evacuazione delle 120.000 persone evacuate dagli statunitensi che in buonissima parte sono state traghettate a Doha. Uno degli esempi di questa negoziazione turca è il controllo dell'aeroporto, quindi come dire... Il fatto di aver permesso ai turchi, ci stai dicendo, di a differenza di tutti gli altri, di rimanere in qualche modo lì... Però poi tutti ci ricordiamo il ricatto turco, no? Quando il ricatto turco all'Europa, di il famoso ricatto turco all'Europa, se non ci date i soldi che vogliamo, apriamo costò 6 e vi mandiamo tutti... Non so se voi avete mandato un inviato, voi di Nonda, nel campo profughi di Lesbo, che è il campo profughi più grande d'Europa ed è popolato per il 70% da afghani di varia etnia, ma soprattutto azzari. E questi afghani vivono in condizioni, secondo l'UNHCR, secondo la Croce Rossa Internazionale, sono soldi nostri, soldi di David e di Concita, vivono in condizioni sostanzialmente impossibili, nel senso che c'è pochissima acqua corrente, sono tra l'altro campi moderni, rifatti da poco, perché ogni tanto vanno a fuoco, li ricostruiscono. Ecco, direi che gli afghani già ce li siamo dimenticati. Dopodiché è vero, premeranno ai nostri confini tra pochissimo e noi finiremo per pagare politica interna. Noi finiremo per pagare i pakistani e i turchi. Però facciamo un piccolo passo in avanti. Tra pochi mesi. Oggi l'ONU avrebbe dovuto prendere anche una decisione importante riguardo proprio a quelle cosiddetti passaggi sicuri, come vengono chiamati in gergo. Cioè, sono partiti tutti.
come faranno ad arrivare, come faremo ad aiutare quelle 100.000, almeno queste sono le stime di persone che hanno collaborato con i governi occidentali in tutti questi anni? Allora, anche oggi su quello non c'è stata nessuna sicurezza su come verranno garantiti questi passaggi. Anche questo tra poco finirà nel dimenticatoio generale, probabilmente. Questo è un grande punto interrogativo, perché su questo è un po' complicato ancora capire davvero se le parole dei talebani corrisponderanno alle azioni che metteranno in campo. I talebani nelle ultime ore, conferenza stampa dentro l'aeroporto peraltro, quindi simbolicamente nel primo giorno dell'aeroporto libero dalle truppe statunitensi, hanno detto riapriremo entro pochi giorni l'aeroporto civile, non bloccheremo le persone che vorranno lasciare il paese provviste di visto, sia quelle che vorranno lasciare il paese definitivamente, sia quelle che vorranno viaggiare. Ora, cosa significa questa frase? Questa frase è anche un segno di debolezza dei talebani, perché i talebani si trovano per la prima volta in un paese che è profondamente diverso dal paese che hanno governato nel 1996 per 5 anni, ed è un paese in cui loro stentano ad avere un consenso come lo avevano 25 anni fa, perché esiste quella generazione post-2001 di cui dicevamo, un embrione di società civile sviluppata, emancipata da quel fondamentalismo, e quindi sono oggi, minacciati peraltro dall'ISIS anche, nella posizione di dover mediare con altre forze politiche, ed è esattamente quello su cui stanno scommettendo i governi occidentali, ivi compreso quello statunitense, cioè stiamo a guardare e puntiamo tutto il banco sulla fragilità, la debolezza dei talebani e l'incapacità di mediare e di negoziare con le altre forze politiche. Detto questo, non esce un corridoio umanitario da quel paese che non sia approvato dai talebani, evidentemente, che avranno le liste delle persone che partiranno, certo, e che potranno decidere il bello e il cattivo tempo, i quali, come diceva il protagonista del filmato che abbiamo visto poco fa, sempre talebani sono, voglio ricordarvi, certo, che bisogna, il corridoio umanitario da lì parte, quindi lo devi far partire parlando con loro, però insomma, lo ripeto, le immagini che abbiamo visto, le cose che vediamo ogni giorno, ma le immagini di questo giornalista oggi con i due armati e tutta la corona, sì, non è, diciamo, cioè, era un esempio di democrazia liberale, non ti fa proprio pensare, no? Non ti fa proprio pensare. Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Gerardo Greco. Ciao. E a Francesca Mannocchi, ma scusami, però facciamogli vedere, visto che abbiamo parlato di questo, certo, argomento, facciamo vedere il tema dell'accoglienza, perché Francesca poneva questo tema, torneremo su questo sicuramente sarà un tema per i prossimi mesi, anche perché mesi. Il tema dell'accoglienza poi interessa i due grandi ospiti che tra poco entrano nel nostro, senza nulla togliere a Greco e Mannocchi, però abbiamo due personalità. Tra un attimo con noi Luigi Manconi e Don Vincenzo Paglia, e andiamo a vedere questo servizio su come si costruisce l'accoglienza, questo servizio, l'accoglienza per gli afghani in Italia, questo servizio di Laura Cappon, grazie a Francesca Mannocchi e Gerardo Greco. Ciao, grazie. Quando ho visto queste immagini ho sentito un forte dolore dentro e anche un desiderio di fare qualcosa. Lei è Valentina, vive a Roma con il marito e un figlio e fa parte dell'associazione Mama, 2000 famiglie in tutta Italia che ospitano bambini con bisogni speciali e che ora vogliono accogliere un minore afghano. Proprio un bambino affidato che ha detto alla mamma: mamma, ma noi ci siamo, facciamo questo progetto di ospitazione, che cosa fa mamma? E da lì è nata questa idea di appunto aprire le case delle famiglie. Questa è la stanza dove la mia famiglia è pronta ad accogliere un minore afghano. L'accoglienza secondo me è gioia, è amore, è tanti colori, è affetto che si aggiunge. Il governo italiano non ha ancora chiarito in che iter di accoglienza inserirà chi sta fuggendo dall'Afghanistan. Ma come si può dare la disponibilità per accoglierli? Siamo andati a vedere come si fa. Questo è il nostro sito, www.refugeeswelcome.it. Basta selezionare il tasto Accoglio un rifugiato e cliccare su Scopri di più. E poi semplicemente registrare la propria disponibilità. Non si può scegliere e le preferenze possono essere eventualmente indicate, ma noi non le incoraggiamo.
Poi gli attivisti di Refugee Welcome valutano le domande e fissano un appuntamento a casa dei candidati. Dalla metà di agosto abbiamo ricevuto più di 430 iscrizioni da parte di persone che hanno dato la disponibilità per accogliere un rifugiato o una rifugiata in casa propria. È ancora molto, molto incerta la situazione, giustamente in divenire. Ieri attraverso una circolare il Ministero dell'Interno ha dato delle prime indicazioni alle prefetture e anche ai comuni, quindi non sappiamo quale sarà anche l'iter legale. Alcuni potrebbero già avere la protezione internazionale, altri forse no. Cercheremo di capire come poter al meglio valorizzare questa disponibilità. La solidarietà rende il mondo non solo migliore, ma forse vivibile. Il dialogo. E allora, dal tema dell'accoglienza, direi parterre de roi per chiudere questa lunga puntata con il Monsignor Vincenzo Paglia. Buonasera e grazie per essere con noi, che assieme al professor Luigi Manconi, buonasera e benvenuto, grazie, sociologo buonasera. Dei fenomeni politici, nonché presidente dell'associazione A Buon Diritto, hanno scritto a quattro mani, come si dice in gergo, questo libro, Il senso della vita, conversazione tra un religioso e un poco credente, evidentemente religioso. Sono ciao, io e esatto, c'è uno scambio dal volto. Ah, è successo Leone. È successo in alcuni casi. Ma pensavo di fare una battuta scema, invece... No, questa è la curiosità. Provando hai raggiunto un e pezzo di verità. E su che cosa lei è poco... Scusa, poi dopo entriamo nel merito. Monsignore, su che cosa lei è poco credente? No, allora, no, io dico che sono piccolo credente tutto unito, per sottolineare che non è che perché sei credente hai la verità in tasca. Di fronte alla vita siamo tutti piccoli. E allora tra il piccolo e il poco credente possiamo fare una buona alleanza, che è un'alleanza anche efficace. E poco credente, che è Luigi Manconi, a tratti, perlomeno a momenti, che si scrive tutto attaccato, è un, adesso ci spiegherà perché tutto attaccato, questo dialogo è un dialogo che passa in rassegna quasi tutti i temi, diciamo, roventi dell'attualità sul terreno oggi. Noi abbiamo parlato oggi del tema del fine vita, ma del tema dell'accoglienza, del tema delle migrazioni, del tema dei diritti, delle donne, delle minoranze, tutto quello che si può desiderare, tutto quello che avreste voluto sapere sulla civiltà. Ma non avete mai usato il chiedere. È in questo libro che davvero... Allora, perché poco credente Luigi Manconi, tutto attaccato? Perché se fosse scritto separatamente, quindi poco credente, segnalerebbe una sorta di parzialità, di povertà, di incompiutezza. Invece, definendomi poco credente, credo di poter indicare una posizione che è di ricerca e di ascolto, una posizione che non ha una sua stabilità, una sua definitorietà, ma che è appunto segnata da una volontà di ricercare ancora. Questo è il senso. Poi, d'altra parte, le altre categorie che in genere vengono utilizzate le sento come totalmente insoddisfacenti. Io non sono ateo e il termine agnostico rivela una sorta di indifferenza per le questioni della religione e del sacro, e laico mi sembra a sua volta un termine inadeguato, perché ormai quella parola, che ha una sua storia nobile, è diventata una categoria che definisce la volontà di espungere, di allontanare la dimensione del religioso dalla società. Io invece ritengo che la dimensione della religione nella società sia una risorsa preziosa, e a quella guardo con interesse, pur dichiarandomi una persona che non ha la fede, e nonostante i tentativi fatti da Monsignor Vincenzo Paglia, che è pagato per questo, di convertirmi. Il nostro non è stato... No, non ci ha provato, Ci ha provato molto... Mission Impossible, Manconi, cioè, secondo no, me. No, è che sono poco pagato, quindi lo sforzo è troppo. Beh, adesso non piangiamo più. Realtà... pagato, il suo è un reddito reputazionale, diciamo così, Monsignor. Certo, perché dalle conseguenze, Dalle conseguenze del pontificato di Papa Francesco, è cosa non abbastanza nota,
c'è stata anche la riduzione degli stipendi di cardinali e arcivescovi. Esatto. Come c'è stato per i politici, di Papa anche noi la spending review pure voi. A proposito di Papa Francesco e di tema religioso, sì, fatemi dire che il Papa ha criticato il ritiro dell'Occidente dall'Afghanistan. Oggi, proprio in un'intervista alla radio spagnola COPE, ha detto non si è tenuto conto di tutto. Cioè, una critica, ecco, Monsignor Paglia. Io credo che abbia pienamente ragione. Il Papa si unisce a tanti altri che hanno giustamente criticato un abbandono fatto male in un momento in cui era importante invece tenere unito un mondo che viene flagellato dalla pandemia. Ecco, questa fuga precipitosa che non ha tenuto conto della complessità di un mondo significa una ritirata non solo ingloriosa, anche problematica. Anche problematica. Luigi Manconi diceva adesso: io credo nel valore della religiosità nel mondo, e abbiamo appena sentito la testimonianza degli Hazara che in quanto minoranza sciita sono stati perseguitati, quasi sterminati. Ma sotto o sopra o intorno a queste guerre di religione ci sono le guerre dell'oppio, Luigi Manconi, cioè i soldi sono sempre al fondo un po' il tema. Ci sono gigantesche questioni economiche, ma in termini ancora più ampi ci sono questioni di controllo del territorio, cioè questioni di geopolitica, di assetti, di dominio in enorme aree geografiche. Quello che è oggi in gioco in Afghanistan è un equilibrio di potere tra grandi potenze e medie potenze e piccole potenze che aspirano a essere tali, e che certamente poi piegano a questo fine di potere sia le diverse confessioni religiose sia le condizioni etniche che all'interno di quell'area sono particolarmente intricate, come abbiamo appena detto. Allora, io penso che di questo dobbiamo tornare a parlare, da qui dobbiamo riprendere tra un minuto dopo la pubblicità, sì, di questo e anche di un altro tema molto spinoso che in questa vostra conversazione parlate, di cui parlate nel libro, che è quello relativo al referendum sul fine vita, per cui immagino che le vostre posizioni siano rimaste molto distanti. La buona morte, il suffisso è importantissimo, la buona morte. Esatto. Quindi abbiamo qualche minuto di sacrosanta pubblicità, devo dire sacrosanta in questo caso. E poi vorrei anche sentire l'opinione di Manconi sull'accostamento terroristi Novax, da un uomo che viene da qui. Ma Manconi deve diventare ospite fisso assieme a Paglia, io te lo dico subito. Pubblicità, fissi. Non andiamo via stasera. No, anche in futuro. Sono le 22:59 minuti, siamo ancora in diretta con Luigi Manconi e Don Vincenzo Paglia, David Parenzo naturalmente qui con me. Il senso della vita è il dialogo fra un religioso e un poco credente. Per tutta la serata stasera, Luigi Manconi, abbiamo parlato di sono stati evocati gli anni 70, il terrorismo, le Brigate Rosse, a proposito dell'ondata di violenza dei no vax, no mask, no green pass e di queste liste di proscrizione, il nome, il cognome, il numero di telefono. In tanti, anche Emanuele Trevi, Alessandro Sallusti, in modi diversi hanno rievocato gli anni 70. Lei che cosa ne pensa? Mi sembra francamente un'esagerazione. E il parallelo tra quanto è accaduto in questi giorni e in queste ore e il terrorismo degli anni 70 è del tutto improprio. Manca tutto perché si riproponga quel clima, quella situazione di guerra civile, quello scontro armato. Manca davvero tutte le condizioni che hanno in quel periodo prodotto il terrorismo. E oltretutto sarebbe molto sbagliato definire come terrorismo un fenomeno che io ritengo davvero disdicevole. Io sono un militante del vaccino, credo nella sua preziosa utilità, però davvero
credo che si debba considerare l'area di chi si oppone, la moltitudine di quanti non sono disposti a vaccinarsi, con grande intelligenza, sapendo ben distinguere. Cioè senza l'obbligo, secondo lei? No, questo è un altro discorso. Dico che nell'opposizione al vaccino ci sono molti sentimenti. C'è per esempio la sensazione di una sorta di precarietà rispetto al fatto di inoculare nel proprio corpo qualcosa di estraneo. Questo crea inevitabilmente ansia. E la crea a livello inconscio, lo crea come istinto e come pulsione. Questo atteggiamento ovviamente va contrastato, va attentamente contestato, vanno argomentate tutte le ragioni positive. Accanto a questo atteggiamento poi c'è un'ideologia che a me sembra abbastanza stracciona, detto francamente, che è l'ideologia del complottismo internazionale, della lotta contro l'elite, con tutto ciò di ciarpame che si porta dietro. E infine c'è quella quota, in qualche modo inevitabile, di rancore e di rivalsa che nelle società democratiche è inevitabile che si riproduca. Ecco, la somma di questi diversi atteggiamenti produce questa contestazione nei confronti di uno strumento così prezioso di profilassi. Monsignore, attenzione a non confondere. Posso aggiungere tutto. Una cosa, Luigi Manconi? Si sentono anche, l'abbiamo detto oggi, anticonformisti, no? C'è il tema del conformismo, esatto, e dell'anticonformismo. Sì, ha molta ragione su questo. La cosa più esilarante è che rivendicano principi di libertà gruppi sociali e addirittura gruppi politici che mai hanno avvertito il bisogno di tutelare le libertà e i diritti e che impugnano come lotta per la libertà quella che sarebbe la contestazione addirittura della dittatura sanitaria che ormai opprimerebbe l'Italia e il suo popolo. Ovviamente si tratta di davvero atteggiamenti risibili, privi di qualunque dignità culturale. Monsignor Paglia, sarebbe molto lungo, magari avremo altre puntate, altre occasioni per affrontare il tema perché del rapporto. Diventeranno ospiti fissi. Fisso. La sua Accademia Pontificia ha già detto, ha già confermato che Manconi e Paglia sarete fissi. Ma sarebbe lungo ragionare sul tema del rapporto tra scienza e fede. E quindi la domanda diretta è: il Vaticano, la Chiesa, si è spesa moltissimo però per il vaccino e per le vaccinazioni? Intanto c'è da precisare che la Pontificia Accademia per la Vita è composta da circa 150 scienziati di tutto il mondo. Quindi il parere che l'Accademia ha già dato qualche anno fa di fronte a delle obiezioni che venivano fatte da piccoli gruppi relativamente all'origine del vaccino, da un embrione, eccetera. L'Accademia ha già risolto il problema dal punto di vista etico. Perfetto. In questo senso abbiamo creduto necessario intervenire nuovamente e il Papa poi ne ha dato testimonianza pubblica, per rassicurare tutti circa la responsabilità di vaccinarsi anche per gli altri. Per sé e per gli altri. Lei lo usa Twitter? Scusi, monsignore, se io... è uno strumento del demonio Twitter. No, io non ce l'ho ma non lo uso. Ah, ce l'ha però? Sì, ce l'ho. Quindi, monsignor Paglia, lo trovate? Voglio dirlo al pubblico, anche Manconi. Sì, trovate, no, monsignor Paglia, su Twitter. Perché lì non... Don Vincenzo Paglia non crede che esistano strumenti del demonio. Perfetto. Questo è meraviglioso. Era una battuta, l'ha detto, no, per, no, ha detto per depistarci. Allora, in questa vostra conversazione, a un certo punto ci sono moltissimi argomenti di dissenso, uno dei quali è la vostra posizione appunto sul fine vita, sull'eutanasia. Siamo vicini all'obiettivo di raccogliere le firme per il referendum, 750.000, e vorrei sentire una parola dell'uno e dell'altro, le due tesi, le vostre due tesi. Nel capitolo che si chiama L'accompagnamento e il dolore, sì, peraltro. Io nel libro non parliamo del referendum, perché il libro l'abbiamo scritto prima, abbiamo affrontato il tema del fine vita, che è un tema cruciale, importante, che non può essere affidato a un sì o un no, oppure trasformarlo in una battaglia ideologica sulla base di emozioni. Ci sono problemi molto seri
che vanno esaminati, che vanno confrontati. A mio avviso va evitato di pensare che la propria verità sia come un randello da dare in testa all'altro che non la pensa come me. Certamente il tema del fine vita è un tema grave. Per parte mia io credo che togliere la vita, perché eutanasia nella sostanza vuol dire che un terzo toglie la vita a un altro, il suicidio assistito è un'altra cosa. Poi c'è il problema delle DAT e del desiderio, e di questo abbiamo parlato con Manconi. Per quel che riguarda il togliere la vita, per me è un problema serio. Io per esempio ho lottato strenuamente contro tutto ciò che favorisce la pena di morte, al di là della differenza di Stato, cioè che un altro tolga la vita. Abbiamo lottato al punto che Papa Francesco ha cambiato il catechismo. Certo. Pochi mesi fa. Però c'è sempre il tema, scusa, mi scusi se mi intrometto, c'è sempre il tema della libertà dell'altro, cioè esatto. Il tema della libertà reciproca. Tu puoi fare quello che nessuno contesta la sua posizione, però non si capisce perché la Chiesa debba contestare la posizione di chi la pensa diversamente. No, anzitutto non è solo la Chiesa, ma ci sono anche tanti laici. Il problema delicato è quello che poneva Luigi quando diceva: io voglio essere l'ultimo a giudicare se morire o no. E questo padrone della propria, del proprio corpo. In questo senso c'è anche la sentenza della Corte Costituzionale. C'è una grande differenza tra pena di morte ed eutanasia. No, certamente. E il fatto cruciale è che l'eutanasia prevede in maniera tassativa il consenso dell'interessato. Certo. Dunque si va al cuore del problema. Il cuore del problema si chiama autodeterminazione. In altre parole ancora, sovranità su di sé e sul proprio corpo. Eutanasia è una scelta tragica, sia chiaro. Esatto. Non è l'espressione di una gioia, di un diritto vitale. Perché esiste la pena di morte, ma esiste anche la pena di vita. Ma nell'esistenza delle persone può accadere che ci si trovi in uno stato dove il declinare, il decadere del corpo e dello spirito impedisca all'individuo qualunque vita di relazione, qualunque sensibilità, qualunque capacità di relazione con l'altro. E, fatto cruciale che troppo spesso viene dimenticato, c'è la questione gigantesca del dolore. Il dolore, questo è un punto secondo me a cui non si può sfuggire, certo. È mio, è solo mio. Sul mio dolore nessun altro può avere possibilità di intervenire, se non per cercare di sedarlo, di lenirlo, di attenuarlo. Ma vi sono fasi della vita umana e vi sono condizioni di malati terminali per i quali il dolore si presenta come insopportabile, insostenibile. In quel momento, non solo malati terminali, anche persone magari depresse che in un momento della loro vita hanno pensato... In quel momento io devo avere la possibilità di decidere su una cosa che è mia e solo mia, ed è la mia vita. La mia vita si svolge in relazione con gli altri. La mia vita è qualcosa di sociale. La mia vita è fatta delle relazioni amicali, parentali, coniugali, affettive, sociali. Sì, certo, ma tutto questo, tutte queste relazioni, a un certo punto cedono di fronte al mio bisogno ineludibile di sottrarmi a una sofferenza che so di non poter più sostenere. Che potremmo chiamare, scusate, che potremmo chiamare, Manconi, la pena di vita, no? La pena di vita. Ma io a quel punto avere il diritto di decidere di me e del mio dolore. Se la mia pena, se la vita è una pena... La Corte Costituzionale questo lo permette, la legge deve fare il Parlamento. Lo permette. Il problema, quello che io voglio sottolineare, è che il discorso di togliere la vita è un tema cruciale, che non è solo medico. Io sono convintissimo che dobbiamo avere molto di più per combattere il dolore. Dobbiamo spingere la scienza ad andare avanti in tutto questo. E sono d'accordo con te che è un tema tuo, ma anche un tema mio, perché a me fa male
vederti soffrire. Quindi io sento la responsabilità di togliere tutto questo. Poi, per quel che riguarda la legislazione, un conto è il discorso, per prenderla in rapporto alle ultime questioni italiane, la legge dell'articolo 579 che riguarda il referendum, o l'articolo 180 che riguarda invece il suicidio assistito. Sono due dimensioni molto diverse che andrebbero esaminate. A me ha fatto impressione, per esempio, che in Francia nel 2005 c'è stato un grandissimo dibattito su questo. La laicissima Francia hanno fatto una legge con il Parlamento unanime. E che io mi auspico che ci sia un bel dibattito e si decida per la compassione, per la vicinanza, per la totale assenza di dolore. In questo senso è un tema che io vorrei continuare ancora a scevrare, a discutere, e non è che possiamo risolverlo a suon di, in questo senso, di sì o di no. Beh, senz'altro, però questo che lei dice, cioè il confronto, il dibattito, un confronto parlamentare, e anche questo tipo di dialogo che c'è fra voi sarebbe davvero auspicabile. Però, Monsignor Paglia, lei ha parlato di dolore e di pena, e diceva: io sono d'accordo che la riduzione del dolore deve essere un obiettivo, no? Perché effettivamente vivere soffrendo, cioè in certi casi la morte è una liberazione quando la sofferenza è grande, no? Diciamo, ce lo insegna. Vabbè, insomma. Lei ha maestri migliori dei miei, ha senz'altro maestri migliori dei miei. Sì. Però sul dolore volevo venire a questa commissione che lei presiede, la Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria agli anziani. Il ministro Speranza, il ministro della Salute, l'ha messa a capo di un importante gruppo di persone, tra cui vedo c'è Edith Brooke, Simonetta Agnello Orbi, scienziati, scrittrici, persone di vari, Gian Piero Della Zuanna, persone di varie formazioni. E lei domani andrà dal presidente Draghi a consegnare questa relazione, che si intitola L'abitazione come luogo di cura per gli anziani, proposta di riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane. Sì. Va domani da Draghi, domani in mattinata, in fine mattina, primo pomeriggio. E che cosa gli dice? Gli dico che gli anziani, ci sono anch'io ormai, che siamo un vero popolo. Da 65 anni in su siamo 17 milioni, da 75 in su 7 milioni. Noi abbiamo davanti 20 e 30 anni di vita in più, per fare che? Per passarli come? In solitudine, in abbandono, e purtroppo la pandemia ci ha rivelato la tragedia di migliaia di anziani morti in luoghi che dovevano aiutarli a curare. Certo. Quindi c'è bisogno di ripensare il tutto. Io vorrei che il nostro paese, che è il secondo paese al mondo per anzianità, potesse essere esemplare. In questa volta Italia first, sì. Italia first. Non esiste. Ma qual è il cuore di questa proposta? Perché prendersi cura a casa di tutti gli anziani partendo da casa. Da casa loro. Che gli anziani restino a casa o nel loro ambiente o magari in piccoli gruppi, che poi ci siano centri diurni per le malattie un po' più gravi, che si comprenda anche poi la possibilità di lungodegenze, ma non come il precimitero, la premorte, che poi si possa tornare a casa. Questo richiede un impegno anche economico, ma questo è quello che diremo e faremo vedere con i numeri: curare gli anziani a casa costa meno che farli ospedalizzare. E stanno meglio, Luigi Manconi. E stanno meglio. No? Meglio a casa. Questa prospettiva io la trovo quanto mai intelligente e tuttavia venata da un eccesso di ottimismo. Sì, che modo elegante. Uno dei punti che ci proprio di quella libro. Persona di fede che è Don Vincenzo Paglia. Io vedo le cose in maniera un po' più complicata, e credo che la prospettiva sia giusta, ma vada integrata con un sistema che preveda anche altre soluzioni, che preveda per esempio che vi sia in Italia un'assistenza domiciliare esercitata da assistenti, badanti, uomini e donne, che costituiscono una risorsa preziosissima di competenza e di anche generosità,
e che va però regolamentato. In Italia sono centinaia di migliaia le badanti, esatto, e i badanti, in prevalenza donne e straniere, e però esiste un settore in nero che andrebbe invece sanato. Ed è previsto. È molto interessante. È previsto. Ci torniamo. Ci torneremo perché David si apre con una carta per i diritti delle persone anziane, esatto, e i doveri della comunità. Rinvitiamo per forza. Tu devi sapere, cara Concita, che in questa mezz'ora che abbiamo fatto con Monsignor Paglia, Vincenzo e Luigi Manconi, abbiamo avuto anche l'endorsement della Pontificia Accademia, che ha detto, che ha retweetato questa cosa, che questo invito che abbiamo fatto. Quindi abbiamo l'endorsement ufficiale della sua Accademia. Allora, grazie a professor Manconi. La carta per i diritti delle persone anziane è una cosa che ti riguarderà presto. Beh, adesso ho capito, 45 abbastanza anni. Presto. Non vorrei dire che non riguarderà prima vola, te. Il tempo vola. Non, è vero. No, non voglio dire l'abbiamo scritta in previsione. Il tempo spero vola. Che non con questa battuta cafona di Davide Parenzo. È vero. Ma di fronte all'eternità, gli anni che ci separano, signor Paglia, che cosa sono? Ma non mi abbracciare. Niente. Preparazione. Mi vado ad abbracciarti perché è una cosa veramente cattiva. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Ci vediamo domani. Può abbracciare? Si può abbracciare, signora? A noi? Di più. Che dice, monsignore, di forse più? Forse è il momento di chiudere questa trasmissione. Forse la regia può chiudere a questo punto. Grazie, direi che chiudiamo. Grazie, Luigi. Grazie a voi.